Buon pomeriggio e ben ritrovati a Club Napoli All News. Buona Pasqua fatta a tutti voi. Napoli che ha vinto con il Crotone e domani c'è la super sfida con la Juve. Si giocherà, non si giocherà? Crediamo di sì, attenzione. È chiaro che Demiral, Bonucci e ora Bernardeschi sono positivi. Dopo, più tardi, capiremo ancora, ci collegheremo proprio con Torino per capire se ci sono novità, ma crediamo di no, non c'è un vero e proprio focolaio, ci sono tre giocatori con il Covid, si è aggiunto Bernardeschi nella giornata di oggi, ma fondamentalmente, possiamo dirlo, non ci dovrebbero essere grossi problemi. Allora, quanto era bello lo stadio pieno nostro, Te lo ricordi lo stadio? Quanto era bello il nostro stadio pieno, non pienissimo, perché questa è una partita, insomma... Napoli-Sampdoria, vedo dal... Sì, l'ho trovata in archivio, ho detto ma mettiamo lo stadio no, pieno. Mi piace, però speriamo di rivedere al più presto un po' di pubblico al nostro Maradona. Allora, noi ci siamo per collegare con il nostro mister Danilo, ma lo faremo fra poco, oggi puntata dedicata a lui, dedicata poi ai club, ma guardate il titolo, vorreste un Napoli d'attacco domani, perché dobbiamo capire... Questo Napoli a Torino se può andare a fare la partita, ne parliamo subito con il nostro Raffaele D'Antonio, oggi in chiaro. Raffaele, ciao Raffaele! Ciao Francesco, buonasera a tutti. E allora te la faccio subito la domanda, così ci togliamo il cosiddetto pensiero. Napoli d'attacco domani o saresti attendista? Io continuo a dire che domani può andare bene un pareggio, visto che abbiamo vinto a Milano, visto che abbiamo vinto a Roma... Non prenderle, anche perché la Juve non può sbagliare ancora. Poi è chiaro che se il Napoli riuscirà ad andare lì a Torino e a prendere tre punti, voglio dire, abbiamo fatto veramente un grandissimo risultato. Io sono per il prima non prendere. Dice, ma sei attendista, ma perché? Possiamo batterli? Sì, possiamo batterli, però il Napoli in Supercoppa, quando sembrava essere... tra virgolette favorito, le ha buscate. Quando siamo andati lì un po' più guardinghi al Maradona abbiamo vinto, forse avevamo fatto una partita molto più accorta. Raffaele. Allora, innanzitutto fammi fare prima i complimenti al Napoli Basket che ha vinto sì, la Coppa bravo, Italia. Bravo, 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 bravo. Va fatto un plauso a tutti i giocatori, all'allenatore, il presidente per questo grandissimo loro, risultato, sì, per la Coppa di A2. Un trofeo molto importante, quindi secondo me va celebrato e dato risalto a questa cosa. Detto questo, passando invece al Napoli Calcio, io direi Napoli d'attacco, soprattutto se la difesa è quella vista sabato contro il Crotone, perché abbiamo visto una partita dalle due facce, una certo. Offensiva molto positiva e una difensiva che dire disastrosa e fare un enorme complimento alla prestazione della difesa, e quindi secondo me oggi come oggi forse un Napoli d'attacco potrebbe essere più proficuo. Molto interessante quello che hai detto, Francesco, quello che pensavo pure io. Quando il Napoli era sfavorito in campionato, io mi ricordo la tua faccia molto triste, pronto sì. A subire una seconda sconfitta, sì. Siamo riusciti invece a portare a casa i tre punti. E la Juve è in quella stessa situazione. Io lo sto dicendo da parecchio che Napoli e Juve in questo momento stanno facendo lo stesso campionato, con problematiche chiaramente diverse, con basi chiaramente diverse, ma fondamentalmente stanno facendo lo stesso identico campionato. Due allenatori che hanno difficoltà a trovare il bandolo della matassa, giocatori che non sono al meglio delle loro condizioni fisiche e soprattutto mentali, giocatori che non riescono a rendere quanto dovrebbero. E questo vale per i bianconeri e vale per gli azzurri. Di conseguenza, prendere sotto gamba in questo momento, nonostante noi sembriamo in un momento migliore del loro, è sbagliato. Quindi è vero, Napoli d'attacco, come ho detto prima, però non sottovalutiamo gli avversari, cioè, no. Non solo perché loro comunque hanno una grande qualità, ma perché proprio quando è successo a noi che siamo stati sottovalutati, ci siamo sottovalutati noi per primi, siamo andati lì e abbiamo portato a casa i tre punti, vero, con 1-0 e poi tutta difesa, ma sono tre punti in tasca, oggi vogliono dire, possono voler dire zona Champions, cioè balla tantissimo su questi tre punti. Quindi non bisogna sottovalutare l'avversario, soprattutto non bisogna andare lì convinti di poterla vincere a mani basse, bisogna andare lì convinti di poterla vincere sicuramente, ma bisogna fare la partita secondo quelle che sono le nostre caratteristiche.
Allora, per un attimo apriamo una parentesi importante e non certo felice, però è una parentesi che mi piaceva fare con un amico, con un collega, che è Antonio Russo di Gol del Napoli. Antonio, ci sei? Eccoci qui, Francesco. Grazie di essere con me perché non è facile e Antonio era uno dei più grandi amici di Achille Aiello che non c'è più. E noi l'abbiamo conosciuto, io personalmente l'ho conosciuto a Di Maro, il primo anno che sono andato, ma ormai parliamo veramente di 10 e più anni fa. Ero insieme al collega Silver Mele in un'altra emittente e Achille Aiello divenne da subito uno dei protagonisti di quel ritiro in Val di Sole che è andato avanti per oltre 10 anni. L'anno scorso ci siamo fermati per il Covid e speriamo quest'anno di tornarci. E Achille Aiello era il tifoso che ti faceva sorridere e che ti dava le notizie prima che arrivasse la squadra a Di Maro, perché lui partiva una settimana prima, si andava a godere il fresco di Di Maro e poi aspettava il Napoli. E poi a fine ritiro era l'ultimo che andava via, quasi non volesse mai andare via da Di Maro. Allora, noi con l'amico Luigi Martorano, il nostro Luigi Martorano, che con noi è stato a Di Maro, siamo riusciti a ripescare un vecchio video che era poi il grido di battaglia di Achille, che è rimasto nei cuori, ripeto, di tutti i tifosi del Napoli che soprattutto vivevano a Di Maro. Allora, questa era proprio prima o dopo una trasmissione dove c'era Antonio Russo che noi abbiamo trasmesso in onda sulla nostra emittente ed era un serale proprio organizzato da Antonio con altri colleghi. Allora, vediamolo un attimo, dai, che era il grido di battaglia del nostro Achille. Lorenzo, vai. Lorenzo. E questo era il Lorenzo che Achille scandiva dal campo di calciato. Io lo denominai il sindaco Ombra. Quante volte è venuto ai nostri microfoni lì a Di Maro, quante volte ci ha dato anche delle notizie, ci ha dato delle curiosità, era ovunque, dove ti giravi trovavi Achille e soprattutto noi, anche tanti colleghi, noi giornalisti, andavamo a capire con Achille se c'erano delle novità, Antò, perché era così, diciamolo, Achille era diventato una fonte. Le fonti non si rivelano, quindi Achille, cittadino onorario di Di Maro Folgarda, e come mi ha spiegato l'ex sindaco Romedio Menghini e Vittorio Sì. Menghini, Achille sarà sempre cittadino onorario a Di Maro Folgarda. Sì. Io mi sono diventato amico a Di Maro Folgarda, lui risiedeva a Pozzuoli, dove risiede sono nato, sono di Pozzuoli, però l'ho conosciuto bene a Di Maro Folgarda, quindi per me è tutto strano, nel senso che da giornalista io in questo momento non riesco neanche a pensare a Juventus, No, Napoli, lo so, ma eccetera, infatti. eccetera, ma solo ad Achille, perché Achille ha avuto un ruolo importantissimo, fondamentale. Perché tu mi insegni, quando ci fu il primo ritiro del Napoli lì in Val di Sole, forse qualcuno poteva essere scettico su una possibile ondata azzurra in Sì. Trentino. Il primo che si trovarono di fronte fu Achille Aiello con il suo grande cuore azzurro. Quindi è stato non solo cittadino onorario, ma ambasciatore di una napoletanità per bene che ci ha fatto unire in quella valle. Con lui sono stato a Castelvetrano 6 giorni. Purtroppo già lì aveva qualche segnale e per amore del Napoli noi siamo saliti anche lì. È vero che lui era legato a Di Maro Folgarda, ma anche lì stavano scoprendo il suo grande cuore. E io ho una foto e la terrò per sempre quando Achille con il suo grande sorriso abbraccia la Coppa Italia vinta Sì, l'ho dagli vista antichi ieri. mister Ce ne sono tante di Giacomo foto. Guarda, Pesce.
Antò, io ho recuperato velocemente. Perché Achille è stato sempre un grande tifoso del Napoli, ma Achille era gioioso di questo Napoli, che era del Napoli di De Laurentiis, che è salito dalla C è arrivato in Europa. E questo è il suo Napoli, il Napoli di Achille Aiello. Allora, no, ti voglio far vedere ai nostri telespettatori alcune foto che abbiamo recuperato dagli archivi, vecchie fotografie. Questo video è credo di 2-3 anni fa, quello che vi abbiamo fatto vedere. Intanto vedo già pronto il video che Lorenzo Insigne, perché il Napoli è stato giustamente avvisato di questo, di questa scomparsa di questo grande tifoso, e Lorenzo Insigne ha voluto dedicare questo messaggio. Da capitano del Napoli vorrei dedicare un pensiero ad Achille Aiello e ringraziarti per tutte le volte che mi hai difeso contro tutti e tutti, e ricordo sempre la tua voce che mi incitava allo stadio di Dimaro. Ti volevo ringraziare, ti mando un bacione grande, enorme, a te e tutta la tua famiglia, e ti prometto che insieme ai miei compagni continueremo a vincere anche per te. Forza Napoli! Ricordo di Lorenzo Insigne, è chiaro, Antò, che voglio dire, veramente lì ha, io ricordo una volta Insigne si fermò, non so se c'eri pure tu, ma sicuramente a un certo punto Insigne si fermò perché Achille aveva continuato a urlare Lorenzo, 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 come faceva lui sempre. A un certo punto Lorenzo si girò, scoppiò in una risata incredibile, ci fu uno scrosciante applauso, perché era un allenamento, era in allenamento proprio, e sembrava che Insigne, insomma, aveva capito che era per lui l'incitamento, però dice facci lavorare un attimo e poi ci salutiamo. Però Insigne è stato sempre molto attaccato ad Achille, perché lo sapevamo, l'abbiamo saputo, e tu ne sei anche, tra virgolette, un po'... Diciamo che Achille aveva anche origini sannite di Cusano Mutri, e proprio era uno dei fondatori di un club per il presidente della Venti, di Donna Aurelios. Ah, e ogni anno sì, avevano dei doni della terra campana per la società sportiva Calcio Napoli, poi chiaramente il legame con Lucrino, e poi con degli amici che sono diventati suoi amici per sempre, Romedio Menghini, l'ex sindaco, ma anche tanti amici come Federico, certo, sì. Marco Di Biella, che ogni anno passavano il Federico tempo che ci segue lui sempre, quindi sicuramente starà vedendo queste immagini. E poi io dicevo, il mio sogno nel cuore personale, da Antonio, dal suo amico, visto che ogni giorno era lì nei pressi della tribuna stampa del campo di Cacciato, lui aveva un legame con quella gradinata. Sì, sì. Quindi il mio sogno nel cuore che ha Cacciato possa essere il nome gradinata di Aiello. Allora vorrei vedere ancora qualche immagine, se Marco dalla regia, che intanto ringrazio, questa è una bella immagine che mi ha mandato Adriano Pastore di Achille, però ce ne sono due sul campo, come si suol dire, proprio là a Carciato, dove foto che ho scattato personalmente io, e dove Achille, ecco qua, questo penso che sia proprio uno del, o il primo o il secondo ritiro a Dimaro, e qui Achille era, penso, come al solito, a chiacchierare con Silver o con qualcun altro, e gli ho scattato questa bella... E poi Francesco, lui mi ricordava sempre di questi primi ritiri mazzarriani, quando la squadra andava a correre, a come fare no? il lavoro, e lui seguiva molto Mazzarri, anche perché sempre con il legame fortissimo con il professore Aiello, col papà, che sì, ha avuto modo di conoscere il mister Toscano. E questa è un'altra bella foto, eccola qua, proprio all'uscita del campo di Carciato, col suo sorriso veramente splendido, perché veramente sempre sorridente, no Antò? Era veramente... In 20 anni io non ho mai chiesto nulla di come so fare, perché era un buono, semplice e genuino, non ha mai chiesto un passo per... Niente, vero, niente. Non ha mai chiesto nulla, non ha mai chiesto nulla, sono d'accordo con te. Mai chiesto nulla, a parte tutti hanno sottolineato la sua disponibilità, un po' leggendo i social, di qualche aneddoto, perché Achille era diventato un solandro, e infatti la comunità in Val di Sole è abbastanza scossa
da tutto ciò. Achille era la persona che dava una mano a tutti, dal passaggio a tutto ciò che serviva. Mi ha colpito anche il sorteggiamento al Castel di Sangro, perché mi era da amico, forse stavo capendo che stava cambiando qualcosa, però purtroppo nell'ultimo mese è stato devastante, e quello che conta chi ha fede e che mi dicono che comunque si è andato con un sorriso senza soffrire, e possa riposare in pace quest'anima buona che l'ha sempre dimostrato, e nel suo piccolo ha lasciato il segno. E poi, avendo il papà di una grandissima cultura, sì, lui aveva, anche se per noi era solo un tifoso del Napoli, lavorava al Parco Archeologico dei Campi Flegrei a Baia, e anche lì tutti i turisti che hanno avuto modo di riconoscerlo hanno trovato una persona molto disponibile. Prima di sempre tutto, disponibile, questa è la cosa incredibile, che è sempre stato disponibile. Allora, io voglio, anche insomma, tu c'eri, era l'ultima volta che abbiamo cenato insieme, e questo ritiro qui, quello che abbiamo fatto a Castel di Sangro, e lui ci faceva compagnia, ricordiamo, sì, sì, perché forse già aveva dei problemi, però pur di stare con noi, trascorrere delle ore in compagnia, ci stava bene. Anche sì, Castel, sì, no, di Sangro lo ricorderò per questo, per la sua umanità che ha dimostrato a tutti ancora una volta. Sì, no, adesso ti faccio vedere una delle foto, proprio l'ultima, che personalmente eravamo a cena in un ristorante a Castel di Sangro, quel poco che si poteva fare, e ci sono Gennaro e Adriano e il nostro Davide della nostra squadra, ci sei tu, e dietro lì c'è Achillone, che poi stava benissimo, si era ripreso dopo una operazione, sì, però come hai detto tu, forse c'è stato anche qualche momento in cui poi purtroppo queste situazioni, brutto male, il male del secolo, come hai detto tu ieri quando ci siamo sentiti, che comunque ancora una volta colpisce una persona come Achille, che aveva soltanto 59 anni, quindi insomma da compiere, veramente un'età ancora tutta da vivere. Antonio, come hai detto tu, anche io mi sono esposto, dobbiamo fare qualcosa a Di Maro, io spero che ci saremo a Di Maro quest'anno, perché si possa fare il ritiro lì a Di Maro, e mi auguro, come hai detto tu, di mettere una targa, di fare uno striscione lì a Carciato, ci deve essere un ricordo forte, no, da parte di tutta la comunità, e già lo so che in Val di Sole sono pronti, ma anche un po' dal Napoli, un po' da noi giornalisti, no, credo? Io sono convinto che sicuramente in primis il Napoli sarà molto attento, io sono convinto di ciò, perché Achille lasciava il segno ed era molto educato, è stato sempre rispettoso. Sempre, sempre. Proprio lì a Di Maro Fogato conoscessero tutti, quindi forse aveva anche possibilità di entrare dove gli altri non potevano, ma lui l'ha fatto sempre con massimo... col massimo rispetto, col massimo rispetto. Ci sono gli europei quest'anno, quindi all'inizio non ci saranno molti nazionali, però speriamo che il Napoli sarà in Champions League, avrà centrato l'obiettivo. Poi ci sarà tempo, 12 giorni a Di Maro Folgarda e il resto a Castel di Sangro, come ha già annunciato il sindaco, sì, a Bruxelles. Ma ti faccio una domanda più... anche il Covid, che è un altro problema. Certo, ti faccio una domanda più dalla tua zona, perché tu, come hai detto, sei di Pozzuoli. C'era questa rotonda Cavani, no? Che poi fu un po' inventata proprio dal gruppo di Achille e da altri amici. Non facciamo sentire però dall'amministrazione comunale. No, ma noi lo diciamo... Non è stata definita tale, però per tutti è la rotonda Cavani. Però... ci sono i suoi amici, ci sono i suoi amici... del Principato di Lucrino e in primis Andrea Peluso, e loro hanno dei ricordi proprio con Cavani, una cena fatta con tutto il direttivo del Principato di Lucrino, con Cavani, e poi anche delle immagini con Figueres. Infatti, come tu pensai, noi col del Napoli, dopo appunto aver avuto il piacere e l'onore che i nostri programmi di col del Napoli andassero per l'Italia, stiamo andando solo sul web, sì, stasera non,
con Alberto Caccia, con Anna Bigetti che conducono tutta la produzione, abbiamo deciso di fare un video e basta, un video di 30 minuti, vedete tutte le immagini. Bello, bello, mi fa piacere. Il sorriso qui a casa sua, tra via Napoli a Posto dell'Urino, sì, sì. E nella sua seconda casa a Di Maro Folgarda. E ricordiamo anche l'abbraccio con Dennis. E mi approfitto per abbracciare da lontano, non mi sento di dire il collega Rino Cesarano, dico no, Rino no. Cesarano del Corriere dello Sport. Bravo. Perché non sono all'altezza di poter essere collega di Rino Cesarano. E lui lo adorava Rino Cesarano, sì, e raccontava sì. sempre degli aneddoti, degli striscioni che Achille aveva fatto per Dennis. E ci sono anche degli articoli che Rino ha scritto per Corriere dello Sport che ricordano Lucrino. E quindi siamo stati a casa degli amici di Achille, perché sono pienamente amici nostri. Sì. No, mi ricordo, sì, grande affetto poi anche col collega Silvermele, dove poi è iniziato tutto quel periodo, ecco, proprio di avvicinamento tra i tifosi e i giornalisti lì a Di Maro. Perché io credo che il ritiro, più di altre situazioni, abbia fatto legare una serie di tifosi, anche i club, e qui noi a Club Napoli News stiamo facendo in modo di far parlare i club, oggi lo faremo alle 17, come di consueto, e i club di tutto il mondo che poi venivano lì a Di Maro e i tifosi che si sono aggregati lì a Di Maro e che hanno creato veramente una sorta di simbiosi, no Antò? Sì, è la bellezza del tifo napoletano che spazio nel mondo, mi lega certo. di nuovo Achille, perché Achille era un ambasciatore lì, bravo, perché arrivava la prima volta a Di Maro, lo trovava ad Achille, come trovava il sindaco di Di Maro, lo trovava Achille Aiello. Quello che è stato costruito a Di Maro Folgarda ha dato sempre entusiasmo, e poi dopo, come si suol dire, in estate si può sognare per chi ama il calcio. E a Di Maro Folgarda quanti napoletani abbiamo conosciuto spazio del mondo e hanno raccontato sì. a tanti giornalisti le loro storie di passione per il Napoli. Quindi Di Maro Folgarda ci fa pensare ad Achille sicuramente in primis, ma a tutti, a tanti tifosi per bene del Napoli che abbiamo conosciuto. Bene, bene. Allora, grazie di cuore ad Antonio. Grazie a voi. Rimane un impegno da parte mia, da parte tua, da parte di altri colleghi, altri amici, di fare in modo che a Di Maro, ma non solo, che Achille rimanga in quello che poi è stato una bella, bella, bella situazione di ricordi e di grande tifoseria. Grazie ad Antonio Russo. Un abbraccio ciao forte. Ciao Antonio, ciao. Allora, ho visto già il mister collegato, c'è anche il nostro Raffaele, eccoci. Ciao mister. Ciao, buonasera ciao, a tutti. Ciao, grazie di essere con noi. Allora, noi andiamo in pubblicità, abbiamo chiuso un attimo questa parentesi e questa puntata sarà tutta dedicata ad Achille da parte mia, ma credo di tutta la redazione che l'ha conosciuto, di tutti gli amici che l'hanno conosciuto e di tutti i tifosi. Adesso mi ha mandato un bel messaggio Francesco Navarra da Monza, dice: Achille un'icona di Di Maro, sono rimasto troppo male, ogni anno ci abbracciavamo come se ci conoscessimo da anni, mi auguro che il prossimo ritiro sia tutto dedicato a lui. Ciao direttore, spero anche in un gol di Lorenzo con dedica proprio ad Achille. E allora ci fermiamo, pubblicità e torniamo. E allora eccoci tornati, Club Napoli All News. Napoli d'attacco, vorreste un Napoli d'attacco? E questa è la domanda che ci stiamo ponendo. Vedo mister Daniello, vedo Raffaele, fra poco ci sarà anche Giovanni Gravoso per qualche notizia dal web, fra pochissimo apriamo le linee. Ma subito, intanto ringrazio ancora una volta mister Daniello, buona Pasqua fatta, e ti chiedo subito al volo, ma è più bello vincere 4-3 con tanto cardiopalmo, o era meglio un 1-0 bruttino col Crotone? Come la vedi?
Allora, guarda, probabilmente potendo scegliere per assurdo prima era meglio un 1-0 bruttino, però perché l'1-0 bruttino può essere anche figlio del fatto che torni dalle nazionali, c'è un po' di sbandamento, poi il Crotone è sempre per la posizione di classifica è sempre brutto da affrontare. La cosa che a me ha lasciato veramente esterrefatto è vai 2-0, ok, gli regali il 2-1, 2-1. poi hai il piacere nel primo tempo di mettere il classico chiodo sulla tomba perché Mertens ti fa il 3-1. Ragazzi, non devono manco superare la metà campo quelli il secondo No, ma tempo, infatti, ed è c'è. grave, ed è grave. E la cosa che ai tifosi non deve passare sotto traccia. È vero, ci sono stati degli errori in difesa madornali. Certo. Ok, ma la cosa assurda è che deve partire da quelli davanti. Quello che spesso ci è passato, cioè ci è capitato di analizzare, che spesso ho nominato, è il linguaggio del corpo. Andate a Bravo. rivedere il primo quarto d'ora del secondo tempo. È cambiato in tutti e gli 11 interpreti in campo, perché poi adesso buttare la croce su Maximovic per il 3-2 mi sembra ingeneroso, perché per me è molto più grave quella di Manolas nel primo tempo, però a quella è stata messa una pezza col 3-1. Però ragazzi, non si può rientrare nel secondo tempo e concedere al Crotone di giocare. Cioè, i primi 10 minuti dovevano essere di una ferocia devastante per far capire all'altra squadra: ragazzi, la partita è finita, non ci mettete proprio pensiero, e poi dopo gestisci, non la puoi riaprire rischiando infortuni, ammonizioni. Non va, così non va, assolutamente no. Ma che cos'è secondo te? Intanto rispondo a Billy, domani si gioca alle 18:45, noi saremo in diretta più o meno fino alle 18:40. Ma secondo te è sempre il solito problema di non avere, ecco, una maglia a strisce Milan, Inter, Juve davanti e quindi sottovaluti il Crotone? Oppure è proprio qualche altro tipo di cosa che succede, quella deconcentrazione che è proprio figlia di certi errori, perché Maximovic che regala un'autostrada, anche il primo gol, lì Manolas che non riesce a rinviare, cioè, che succede in quei momenti? Una Aspetta, maglia a strisce, mi sentite? vai, ti sentiamo, vai. Il problema, sì, sappiamo che quando c'hai una maglia a strisce di fronte, perché magari Juve, Milan e Inter, ti capita di essere concentrato per paura di non portare avanti il risultato. Però ragazzi, parliamoci chiaro, lo diciamo da anni, quel Milan, Juve e Inter sono tre, alla Bravo. fine sono sei partite all'anno. Bravo. Poi ci vuoi mettere un anno la Roma, un anno la Lazio e ci siamo, ma arriviamo sempre a 10 partite. Al Napoli mancano sempre le stesse cose, ossia il calciatore di spessore che a fine primo tempo nel rientrare in campo, perché sicuramente lo avrà fatto l'allenatore, sicuramente, ma occorre anche uno degli interpreti che dia quel messaggio con gli sguardi. Con le non lo so, con delle occhiatacce, con delle urla. Ma Gattuso lo fa questo, Sì, ma ce ne vu ci vuole anche ma uno non degli basta. interpreti, Non uno in basta. campo. Ci vuole quello in campo che si mette là e dice: allora, vi ricordate la partita X? Vi ricordate la partita Y? Chiudiamo sta partita presto, non lasciamo sa. Sono quelle piccole cose, perché poi, per quanto un allenatore possa avere carisma, dobbiamo far capire alla gente che lo spogliatoio è fatto di una serie di parti. E l'allenatore sta da un lato, il Sì. calciatore sta dall'altro. Il calciatore in quel momento è uno di dentro della squadra. Dice: vabbè, ma l'allenatore sta fuori. Non è che sta fuori. Anche lui, il calcio è fatto di una serie di gruppi dentro i gruppi, Ok, che parte dalla l'insieme. società e finisce fino alla fine.
E poi ci sono dei leader riconosciuti dalla squadra, all'interno della squadra. E il Napoli storicamente non ne ha. Non ne ha. E diciamo da 15 anni le Sempre stesse stessi cose. cose. Senti, mister, Sempre le stesse cose. sì, prima di farti fare una domanda da Raffaele, anche casomai già sul tema della puntata, e poi dopo apriamo le linee, ti voglio chiedere, ma a prescindere quello giustamente tu dicevi, i gruppi, lo sai, io quando poi, quando hanno fatto il 3-3, io ho dato un urlo dicendo aveva ragione Lorenzo, aveva ragione Insigne. Quando poi con il Sassuolo dice quella frase, cioè ti esce come si suol dire, ti esce dall'animo, no? Perché a Insigne Però uscì dall'animo quella cosa. No, nulla togliendo a Lorenzo, perché no, ma qua nulla togliendo. attenzione, ma neanche alla Però Lorenzo squadra. in quello esatto, però Lorenzo in quell'occasione ed è stato pure bello vederlo perché dimostra attaccamento, dimostra dispiacere, dimostra la rabbia in quel momento. Però abbiamo fatto, dato che noi siamo di Napoli, usiamo un termine alla napoletana, abbiamo fatto come Kill. Caroppa ha rubato, lui mi mette i porti firme. Il Esatto, leader bravo. le cose le previene. Ah, quando Gattuso dice dobbiamo annusare il pericolo, ci Pericolo. vogliono calciatori che lo vanno a prevenire il pericolo. Perché Bravo. tutti che cosa abbiamo detto prima della partita? Speriamo che questa partita il Napoli vada in vantaggio presto, la riesca a sbloccare, in modo che può gestire energie fisiche e mentali per mercoledì. Scusate, ma finisci il primo tempo 3-1 dopo che hai fatto un guaio concedendo il 2-1. Hai messo la toppa col 3-1. Ma scusate, ma le partite quante devono finire? 5-0 il primo tempo per gestire. Bravo, bravo, bravo. Questo è il problema. È proprio questo il problema. Allora, Raffaele, domanda tua e poi voglio sentire i tifosi. Quindi apriamo le linee, caro Marco. Dopo anche i messaggi al 342 38 12 922. Vai, caro Raff. Allora, sì, io in realtà ho due domande, Vai, tutte e vai. due sulla partita con il Crotone e in particolare sulla difesa. La Ok. prima è gli errori individuali che abbiamo visto col Crotone. Sono figli di errori, cioè nascono e muoiono da soli in un momento sbagliato, un controllo, un'idea sbagliata, o c'è un sistema che non funziona? E la seconda domanda, Manolas, dato che Maximovic dovrebbe andare via, lo terresti l'anno prossimo o lo Oh. cederesti in favore di un nuovo difensore? Ah. Dovrei essere cattivo perché se ti dico spudoratamente le mie idee, pure deontologicamente sono costretto a farle. Io venderei prima Manolas e poi Maximovic. Perché Maximovic ha delle caratteristiche ben precise. Lui ieri è stato sfortunato perché ha scoperto la palla, quello andava al doppio della velocità e ci siamo. Però noi sappiamo che uno bravo a marcare in aria, è uno forte di testa, è uno che c'ha fisico ed è uno che non può impostare il gioco perché non ce l'ha nelle corde. Ok. Manolas è arrivato a Napoli con la fama del velocista della situazione. E io non me la ricordo tutte, cioè purtroppo mi ricordo solo i danni di Manolas nel periodo napoletano. È costato una cifra blu. Ha un ingaggio da cifra rosso-blu, è Sì. uno a cui non gli darei in mano il coordinamento di una difesa perché è uno che non ragiona, è tutto istinto. E poi il bello qual è? Il brutto in questo caso, Raffaele, è che lui è uno che non ragiona, però non è nemmeno quello che dice ok, io non ragiono quando le cose non stanno bene, palla in tribuna. No, lui c'ha pure la presunzione di fare le cose difficili, Però Manolas perché aveva quella fatto un poi. primo anno, mister, scusa che ti interrompo e mi intrometto nella domanda del No. nostro Raffaele, però ti posso dire una cosa, cioè il primo anno di Manolas era stato abbastanza importante anche se non era ancora al top con Koulibaly, poi con Koulibaly c'è stato il problema di Koulibaly e lui è andato meglio con Maximovic. Poi questo ragazzo ha una soglia della sopportazione bassissima. Io non vorrei che però sarà anche poi difficile cederlo. Vai, vai.
Allora, lui partiamo dalla fine, è l'ipocondriaco per eccellenza del calcio. Bravo. È uno. E la cosa grave è che chi l'ha preso, questo lo doveva sapere. Bravo, quello sì. Poi, lui il primo anno, io non voglio essere cattivo, però dobbiamo essere onesti intellettualmente. Lui non è che ha fatto un grande primo anno. Lui ha fatto un anno meno disastroso di quello di Koulibaly. Bravo, sì. Quindi lui in quei due era il meno peggio. Però se poi vado a riflettere e vado a fare una considerazione rapporto qualità-prezzo, per quello che è stato pagato Manolas e per quello che è stato pagato Maksimovic, Manolas ha fatto molti più danni. Molti, molti. Poi noi ci Quello. ricordiamo perché ha fatto qualche gol come quello di Torino. Il difensore i gol non li deve far prendere, no? A farli è il mestiere di un altro. Allora noi pure quello dobbiamo considerare. Cioè, io voglio sapere da un calciatore che cosa desidero, che cosa mi deve dare. E lui non ci sta dando coperture, sicurezza. Quando c'ha la palla nei piedi si inventa. Perché ragazzi, quella col Crotone, Raffaele, tu mi hai chiesto della questione della difesa. Lì è un errore individuale e ci sta, ma il problema è che è proprio concettuale. Tu non hai la possibilità di giocare, non vedi il lato oscuro perché alla tua sinistra tu non la puoi vedere, non puoi vedere la palla, chi c'è là, perché avevi la visuale rivolta fino a un attimo prima dall'altro lato. Lì con la punta devi allontanare la palla verso l'esterno. Sperando che vada fuori, ci ordiniamo tutti, poi se quelli ci fanno un gran gol lascia stare, ma la palla lì deve andare fuori, perché non ci sono i presupposti per giocare. Sì, infatti, E quello è non è vero. la prima volta che lo fa, non è la prima volta che lo fa. Va bene, va bene. Tu vorresti un Napoli d'attacco? Per domani, Diciamo eh? che Per domani. sì, questo è. Non lo so se lasciare, perché allora il Napoli negli ultimi mesi ha dimostrato che quando abbassa il baricentro e si copre bene, gli altri fanno fatica a fargli gol. Però vai a giocare sempre a Torino e così gli dai coraggio. Io sinceramente, per assurdo, se tutti quelli che stanno davanti stanno bene fisicamente, io li andrei a prendere altissimi. Perché Ah, quindi insomma li vai ad attaccare, diciamo. sì, li vado a prendere altissimi, ma un Napoli d'attacco per difendersi meglio. Sì, vabbè, Perché chiaro, certo. loro e poi manterrei un, cioè, e poi stavolta bisogna essere tra virgolette cattivi, perché devi mantenere il ritmo altissimo della gara. Perché loro in panchina sono tutti ragazzini. Perché Capito. tra quelli col Covid, quelli che vengono dagli infortuni, quelli che hanno problematiche varie, loro hanno in questo caso una rosa corta e con cinque cambi. Cioè, voi immaginate tenere il ritmo altissimo della gara, arrivare a 20 minuti dalla fine e magari butti dentro uno fresco come Lozano. Sì. Potrebbe essere un'idea, potrebbe essere Se veramente abbassi un'idea. il ritmo della gara, faciliti chi ha la rosa corta in quel momento. Sì, assolutamente. Allora, prima di aprire le linee, dovremo avere Giovanni Gravoso collegato. Giovanni, ci sei? Eccolo, eccolo, lo vedo. Giovanni, mi senti? Giovanni mi diceva che... Francesco, non ti sento. Ok, allora Giovanni non ci sente, mi diceva che sentiva però il mister, ma non sentiva me. Questo come comunicazione di servizio per avere un po' di notizie anche su Ospina, che ragazzi domani bisognerà capire chi giocherà in porta. È chiaro che se Ospina non ce la fa c'è Meret. Mister, con Gennaro D'Elena domenica parlavamo, anzi sabato, parlavamo proprio della posizione di Meret. Come lo stai vedendo a livello di posizionamento in campo, non come prestazioni? Perché io non credo che sia colpa sua i tre gol che hanno preso, però è il posizionamento di sto ragazzo. Ragazzo, la prima cosa,
questo gli va fatta una statua perché c'è una forza mentale sto ragazzo, ragazzi, perché per sopportare a quell'età oggi gioco, domani non gioco e non lo so, e quella volta che gioco se sbaglio se la pigliano con me e poi porta addosso sta etichetta che non sa giocare coi piedi. Ho capito che non è un fenomeno coi piedi, però dobbiamo essere sinceri una volta e per sé, dobbiamo dire la verità. L'altro non è un fenomeno perché Ospina è meno peggio di Meret coi piedi, ma i portieri forti coi piedi sono altri. Allora sto ragazzo gli stiamo affibbiando addosso una serie di etichette per lui. Poi si porta presso false etichette degli altri. Ma che pretendiamo da sto ragazzo? Questo è uno, è vero che gioca da tanti anni, ma questo è uno che ha fatto l'Europeo Under 21 l'estate scorsa. Cioè, ma noi veramente vogliamo rischiare di perdere un profilo del genere, un prospetto del genere in un ruolo così delicato che, come direbbe il principe della risata, c'è penuria di Bravo. portieri in Italia. Sì, è vero, infatti, no, no, ma io non lo voglio perdere, lo diciamo da tanti anni ormai questa situazione, perché sembra che Meret già è da anni qua a Napoli ed è una situazione veramente particolare. Allora, Giovanni, ci sei? Adesso mi pare che mi sentiva Giovanni. Ci sono, ci Ok, sono. Ciao perfetto, Francesco, perfetto. buon Buon pomeriggio. pomeriggio anche a te. Allora, Giovanni, al volo su Ospina, perché dobbiamo capire se il portiere colombiano possa recuperare e poi vedremo chi va in campo, lo capiremo. Allora, vai. Allora, sì, allenamento pomeridiano, Ospina si è allenato, però ti leggo la notizia, è stato sottoposto a controllo, come previsto alla clinica Pineta Grande con il dottor Domenico Falco. Il giocatore ha svolto l'intera seduta in gruppo, quindi si è allenato, dovrebbe scendere in campo. Potrebbe scendere in campo, ecco, poi vediamo, insomma. Come andiamo a leggere un po' questa situazione? Vediamo. Intanto l'arbitro sarà Mariani di Aprilia. Al Aprilia. VAR dopo me lo leggi, dopo mi leggi tutta la sestina, caro Giovanni. E poi c'è da leggere il tweet di De Laurentiis, che non è legato come dire, alla partita, quindi per questo infatti aspettiamo di leggerlo, non l'abbiamo letto subito in apertura perché parla di UEFA, di FIFA e di quant'altro, quindi sono tante le cose, ne riparleremo eventualmente, ma domani c'è la Juventus. Allora, Marco, se c'è subito una telefonata andiamo al telefono. Caduta. Allora, l'aspettiamo. Dai, chiamateci adesso 506-7764. Raffaele, ancora una domanda al mister, dai. Sì, più che una domanda è un'osservazione, perché parlavamo prima di giocatori con esperienza che solo con lo sguardo, solo con una parola possono cambiare il sentimento, diciamo, quello che i giocatori in quel momento devono dare e guidare comunque la squadra. E quando parliamo di questo, io penso a un giocatore come Ibrahimovic, perché i media è dall'inizio dell'anno che ci bombardano con le interviste ai compagni che dicono sempre che Ibrahimovic li guida, li sostiene e quando c'è bisogno li sgrida anche. Qui io penso che però a Napoli non vedremo mai un giocatore del genere, perché l'esperienza purtroppo costa e non è un è bisogno, costa soprattutto anche in termini di età. Perché sono sempre giocatori di una certa età che hanno questo tipo di esperienza. Riusciremo, secondo te, a vedere a Napoli prima o poi un giocatore del genere che non ci arriva già essendo in rosa? Bella domanda. Nel breve è tosta perché l'esperienza, allora tu puoi anche evitare di pagarla l'esperienza. In che senso? Ad esempio, io per me negli ultimi 6-7 anni il calciatore per esperienza intesa quella che serve al Napoli, cioè il carisma, l'autorevolezza, quello che con lo sguardo, con una parola può far venire in mente ai calciatori una problematica vissuta in passato, per me quello che era proprio questo per eccellenza era De Rossi e manco Ibrahimovic, perché Ibrahimovic lo è perché è un fenomeno calcistico che
Ibra è più autoritario che autorevole. Il Napoli potrebbe farlo non spendendo soldi, ma è peggio ancora la situazione, perché potrebbe farlo con un calciatore che viene dal settore giovanile. Negli anni Lorenzo è un grandissimo calciatore, ci sta dando una mano enorme, è attaccato alla maglia, è attaccato alla squadra, ma nel DNA quell'autorevolezza non ce l'ha. È il sintomo chiaro di questa cosa. È lo sfogo post-gara. L'autorevole non ti sfoga dopo, fa casino prima. Bra, quello E è. questa non è una critica a Lorenzo, è semplicemente una considerazione. Se noi È un dato di chiediamo a fatto. Lorenzo, esatto, Raffaele, se noi chiediamo a Lorenzo di fare quello che faceva De Rossi con la Roma, è come chiedere a me domani mattina di fare una telefonata in francese e in tedesco. Se la faccio in inglese mi arrancio, se la faccio in spagnolo parlo come se parlassi in italiano, ma in tedesco e in inglese e in francese non possiamo fare niente. Mi chiedete una cosa che io non posso fare. Il Bravo, livello è benissimo. quello là, siamo là, dobbiamo Dai. essere chiari con la gente. Perché poi a sto ragazzo lo andiamo a massacrare spesso pretendendo una cosa che lui non ha nel DNA. Sì, infatti, non ce l'ha. L'avrebbe dovuto fare Raffaele, sai chi? Per l'autorevolezza che ha calcistica, Koulibaly. Però non è ancora a livello di maturità, perché? Perché se viene espulso col Benevento in quel modo, tu non sarai mai autorevole coi tuoi compagni, perché Bra, ti porti appresso degli errori non tecnici, ma degli errori di atteggiamento e di, come dire, nel porsi nei momenti importanti di una gara. E che facciamo? È come se io domani mattina ti dico: Raffaele, tu quando siamo in TV dobbiamo parlare in italiano corretto e poi lancio se avrei o parlo solo in napoletano e non andiamo bene, perché tu magari mi dici: sì, mister, tutto quello che vuoi tu, ma tu fai come il prete, fa quello che dico io, ma non fa quello che faccio io. Siamo sempre là. Bra, bravissimo. Allora, Chiaro, mi sì. pare che c'è una telefonata. Dai, vediamo se c'è una telefonata. Pronto? Poi leggiamo. Francesco caro, dottor Oh, caro Peppe, caro Molaro! Peppe. Ciao Peppe! Buonasera, Ciao buonasera a te, Peppe. diretto, buonasera al mister e buonasera ai tuoi colleghi. Grazie. Allora. Francesco, scusami un attimo, devo fare una domanda a te. Vai. No, stamattina c'era l'ultimo giro di tamburi per Meretti, Sì, sì, Lorenzo, sì. S è tutto a posto? stanno aspettando, ancora non ci sono gli ok, però i nazionali l'avevano fatto già ieri ed è tutto a posto. Adesso, fra poco, dovrebbe arrivare la notizia dei tamponi del Napoli, ma diciamo le prime notizie sembra che tutto sia ok. Francesco, perché ancora devono partire per Torino? Ma ovviamente sono partiti. Fra poco partono per Torino, perché in serata Devono sono a avere le Torino. notizie dei tamburi. E fra poco avranno tutto, non ti preoccupare, quello è chiaro. Poi loro arrivano lì e praticamente avranno già tutto l'ok, ma credo che a brevissimo avremo le notizie. Ve le Ho daremo in capito, vorrei dire un diretta. attimo una cosa al mister, se Vai, vai, possibile. vai, vai. Vai. Mister, le chiedo scusa, io non capisco molto di calcio, ma secondo me Nemmeno io. Maksimovic è un buon giocatore di Serie D. È cattiva questa, dai. No, no, non è un calciatore, no, non è un 25 calciatore milioni, di mister, è un baccone, è un baccone. Serie D. Allora io ti faccio la Franca domanda, sempre. se 25 milioni sono un pacco con quell'ingaggio, 40 per Manolas ad un ingaggio quasi il doppio, che cos'è? No, ma Manolas è superiore a Maksimovic, Lui dice che è mister. superiore. Maksimovic No, ma io ti arranca dico una sempre, cosa. mister, ma non si vede, arranca sempre. Lui ce l'ha più con Però io ti. Maksimovic. No, io ti dico, ti sto dicendo, se tu reputi un pacco Maksimovic 20 milioni di euro con quell'ingaggio, allora, per lo stesso criterio, è un pacco anche Manolas, perché Manolas è costato il doppio, con quasi il doppio dell'ingaggio. Sì, mister, ma non lo possiamo mettere sullo stesso punto, perché Manolas è un difensore forte, ma c'aveva qualche problema. Maksimovic è sempre stato Ma così. O mi c'ha sbaglio? Non lo problemi da so. 2 anni, perché a Napoli c'ha problemi da 2 anni.
A Roma era un gladiatore. E invece ti dico una cosa, sai perché mi permetto di dirtelo? Sì, perché sì, ho sì. Tanti amici tifosi della Roma, poi vado spesso a Roma perché lavorando con la Lega Nazionale Dilettanti, che sta a Piazzale Flaminio a Roma, discuto e altro. Ragazzi, Manolas non godeva di tutta questa stima dall'ambiente romano intero. No, infatti. Lui viene ricordato per quel gol con la Barcellona che gli fece arrivare alla semifinale di Champions. Sì. Ma lui tutta questa, cioè a Roma non se li sono strappati i capelli quando Massimo ci è andato via. Bravo, bravissimo. Ciò non toglie che questo non riabilita Maksimovic. No, per me non sono entrambi da Napoli, visto i costi che mister, tra, allora, scusate, no, il gioco di parole, che sono costati. Manolas con Koulibaly gioca bene. Manolas con Koulibaly gioca bene. Così è così, però, possiamo dire. Però sai che cosa? Io non è che ti contesto il tuo pensiero, però faccio sempre la riflessione vicino al prezzo, perché vicino a Koulibaly in questo momento chi ha giocato meglio di tutti è stato Rachmani, che è quello che è costato di meno. Infatti Rachmani speriamo che possa recuperare Rachmani presto. Rachmani è da scoprire, mister, da scoprire. Ti piace Rachmani, allora, mister? Ti piace? È come diceva lui, è da scoprire perché lo dobbiamo vedere nel tempo, però io se vado a considerare quest'anno eppure fine anno scorso le prestazioni di Maksimovic, Manolas e Rachmani, considerate anche i problemi che ha avuto questo ragazzo per ambientarsi, il Covid e tutte le vicissitudini appresso, lui è il meno peggio in questo momento. Fatti, considerando età, costo e ingaggio, perché io devo fare il parametro prendendo tutti i fattori. Mister, perdonami, non sono d'accordo con te, perdonami. Vabbè, ma ognuno può dire la sua, lo sai. No, ma io non sono la verità assoluta. È certo. E due, forse va bene, ma forse sì, ti caccio, io dicevo Serie D perché so che tu ti diletti in Serie D, sei ma tu devi vedere quanti ce ne stanno in Serie D che potrebbero con un pizzichino di mister Maksimovic è uno di quelli. quello è vero, però ti dico una cosa, io e te non è che siamo tanto in disaccordo sulla cosa, perché io sono d'accordo con te, infatti ti dico, se vai a considerare quanto è costato Maksimovic e cosa ti ha dato, e quanto è costato Manolas e cosa ti ha dato, sono due problemi. Fatto. Ho capito, però diamo tempo a tempo. Maksimovic non penso che c'ha miglioramenti. Manolas ma può recuperare. Ma neanche Manolas. Infatti, neanche Manolas. Va bene, Peppe, grazie. Grazie sempre. Grazie a voi. Peppe, buona serata, Forza grazie, Napoli. Grazie. Allora, lo posso dire, no? Anche agli amici che ci seguono. No, come no? Ah, vabbè, ok, allora non lo dico, vabbè. Mannaggia, lo volevo dire, perché... Ma non devi dire, non devi dire niente, finché non è ufficiale, e verrà detto da altre persone. Va bene. Non devi dire che niente. Peccato. Però a me non si vede. No, non devi dire niente. Va bene, ok. Allora andiamo in pubblicità, ecco, per colpa tua. Ti cambia vai. Canale. Poi abbiamo un ospite, un altro gradito ospite, anche perché ha scritto un pezzo che mi ha fatto pensare, lo devo chiamare, voglio sentire cosa dice... Mister Danilo, Raffaele, Giovanni Gravoso, siamo tantissimi, sempre più belli, vai, pubblicità. Eccoci tornati, allora salutiamo sempre gli amici di Twitch, c'è Billy che dice io credo che solo dopo Reina non abbiamo avuto mai un leader, sì, adesso fra poco sentiremo questo ospite. Giovanni, ma ci leggi la sestina al volo prima dell'ospite? Che dovremo avere fra qualche istante? Allora sì, sarà Maurizio Mariani ad arbitrare la partita con la Juventus, assistenti sì. Tegoni, Bindoni, quarto uomo Doveri, al VAR di Paolo Peretti. E ti leggo anche un Napoli-Juventus dell'anno scorso, era il 26 gennaio 2020, Napoli vittorioso per 2-1. Ultima partita arbitrata da Mariani,
Napoli-Spezia 1-2. Oh, mamma mia, mamma mia. Mariani fu quell'arbitro della partita con lo Spezia. Allora, io mi fido dell'amico Luigi Giordano che mi ha detto che insomma Mariani sta crescendo come arbitro e quindi mi auguro che possa fare bene. Per quanto riguarda invece, mi preoccupa il VAR che c'è questo Di Paolo, anzi si dovrebbe chiamare, vero Giova? Di Paolo al VAR, che non Di mi Paolo, Di aspettavo, Paolo. mi aspettavo uno un po' più scafato, però mi ha detto sempre Luigi Giordano che lui era un arbitro della Candy B, caro mister, e adesso è diventato un pro VAR, cioè uno che fa soprattutto il VAR. Vabbè, speriamo, insomma, vediamo bene, speriamo bene, come si suol dire, che possa Speriamo che veramente. non se ne parli, Bravo, che non speriamo che c'è non se ne bisogno di parli. parlare. Speriamo che non se ne parli. In Allora, genere Mariani non è uno che ama fare il protagonista. no, no, forse no, forse no. Me lo Io lo seguo auguro. da tanto, io lo seguo da tanto, da quando era in B, per una motivazione personale, perché lui si giocava la Serie A con un mio carissimo amico che probabilmente non c'ha più, non aveva i santi in paradiso e dopo essere arrivato in Serie A è l'unico arbitro degli ultimi 20 anni che dopo un anno e mezzo di Serie A senza fare danni è stato mandato a casa. Ossia il signor Cervellera della sezione di Taranto. Ah, Cervellera, sì, me lo ricordo, sì. Allora, però abbiamo un gradito ospite, io lo ringrazio perché oggi leggendo un suo pezzo su Opti Magazine, che è un giornale online dove c'è la firma del collega Peppe Iannicelli. Ciao Peppe! Francesco, buona Grazie, Pasqua da Pasqua a te e grazie di essere a tutti i nostri, non so, complottisti, telespettatori, radio, TV, telespettatori, web, web spettatori. ascoltatori, Siamo un insomma. po' ovunque, Peppe, ormai lo sai, Oramai sì, oramai sì. anche tu a Canale 21, diciamolo, come al solito. Ci sono collegati il collega Raffaele D'Antonio e anche Mister Pasquale Daniello, collegato con noi. E poi Giovanni Gravoso della redazione per tutte le ultime notizie. Allora, pazza idea, pazza Inter, scrive il nostro Peppe Iannicelli. Il Napoli di Gattuso può sognare di contendere il secondo scudetto Covid ad Antonio Conte. La missione è impossibile, ma il Napoli di Sarri realizzò l'impresa miracolosa di recuperare 8 punti alla capolista Juve in meno di due gare e 4 giorni. È chiaro che la tua è un po' una provocazione, ma si sposa bene, caro Peppe, con il mio titolo di oggi, dove ho chiesto ai tifosi che ci seguono se vorrebbero un Napoli d'attacco domani a Torino e quindi, insomma, Vedi. iniziare da domani questa grossa rincorsa, non so se all'Inter veramente, come scrivi tu, ma soprattutto a quello che è la zona Champions. Come mai hai però pensato che il Napoli possa fare un grande exploit in queste settimane? Intanto io vorrei rassicurare tutti coloro che ci ascoltano, Francesco Molano, i titoli li fa benissimo da solo. Non è che è impazzito a leggere i titoli e poi fa i suoi, No, quindi no, no, no. conquistiamo il campo, Volaro è un ottimo collega. Guarda, è chiaro, come tu hai ben colto, che la mia è una provocazione paradossale, però io ti rispondo, e rispondo al tuo titolo, che per inseguire la Champions il miglior modo è inseguire l'Inter. Certo. Cioè, nel senso che, voglio dire, quanti più punti il Napoli riesce a mettere in cascina di qui alla fine della stagione, tanto più avrà possibilità di arrivare alla Champions, perché sarà una corsa apertissima nella quale io inserisco ancora sia la Roma che la Lazio, oltre ovviamente all'Atalanta, la Juve e all'Inter. Mi consenti poi anche di dire, sai, il discorso che il Napoli recupera 8 punti in una partita e mezzo, com'è possibile? Beh, se riandiamo con la memoria a quel famoso mercoledì che ha preceduto poi la sfida di Torino, quella vinta da Koulibaly, a un certo punto il Napoli era a meno 9 perché perdeva in casa con l'Udinese e la Juventus vinceva il Crotone. Alla fine di quella gara, ricorderete invece, i punti diventarono 4 perché il Napoli fece propria l'intera posta più larga, la Juve pareggiò il Crotone e poi Koulibaly
secondo il Napoli una delle vittorie più belle della storia più recente. Quindi è possibile addirittura recuperare in una partita in mezzo 8 punti. È ovvio che, ripeto, io ho sentito che Inter ha vinto al 99,9% lo scudetto. Mm. Perciò quello 0,1 io me lo voglio ancora conservare. Te lo vuoi tenere una percentuale? E domani tu vorresti un Napoli d'attacco a Torino, quindi a dare lì sì, a viso aperto e provare a vincerla? Assolutamente, Francesco. Io credo che bisogna nello sport colpire duro l'avversario quando l'avversario è alle corde. Come nel pugilato, il pugile più bravo è quello che riesce nel momento di maggiore difficoltà dell'avversario a infierire su di lui e a metterlo a tappeto. La Juventus credo che conosca in questo momento uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Sbattuta fuori dalla Champions, umiliata in campionato, con tutto il rispetto da Benevento e Torino, che sono formazioni, voglio dire, decisamente inferiori nell'organico, e non offendo nessuno naturalmente dicendo questo. Io credo che andare lì con un atteggiamento attendista da alcun errore, io credo che il Napoli, per esempio, brillante, volitivo, sciolto, visto nel primo tempo contro la Roma, possa fare davvero una grande impresa a Torino e mettere una l'Inter, perché adesso torno sempre, Francesco, e ti dico invece un percorso che ho immaginato per tornare davvero in corso al scudetto. Allora, mancano due partite allo scontro di destra, è chiaro che la premessa sì, che Napoli vince le sue partite con la Juventus e con la Sampdoria, ma sì, che l'Inter pareggi una delle due con Sampdoria e Cagliari ci può stare o è una follia? No, ci potrebbe stare, me lo auguro, anzi io aggiungo. Non è una follia, questo voglio dire, significherebbe accorciare ancora le distanze, significherebbe arrivare ad uno scontro diretto in cui potenzialmente il Napoli potrebbe portarsi vincendo a 5, 6, 7 punti dall'Inter, con l'Inter, attenzione, che nel finale di campionato deve affrontare Roma e Juventus, affamate ovviamente di punti Champions. Ora, ripeto, tutto questo è molto molto difficile che si realizzi e si realizzi tutto insieme, però perché, voglio dire, escludere che possa realizzarsi e pensare, voglio dire, una cosa che avrebbe significato. Chiaro, chiaro. Allora, Raffaele, ti faccio fare una domanda a Peppe Iannicelli. Allora, ecco, vai Raffaele, vai. Io volevo sapere, credi il Napoli possa recuperare questi punti? No, hai fatto questa provocazione, ma credi che l'Inter li possa perdere? Perché poi è vero che Napoli deve vincere, ma l'Inter soprattutto deve perdere. Ma sai, la storia del calcio e dello sport è piena di rimonte clamorose. È chiaro che l'Inter in questo momento è una macchina da guerra che appare assolutamente invincibile, ha piazzato 9 vittorie in fila. Però ripeto, se dovesse citare uno dei due prossimi appuntamenti con la stazione, potrebbe arrivare allo scontro diretto con qualche certezza in meno, e sai, quando poi un ingranaggio perfetto ti inserisci un granello di sabbia, poi magari questo ingranaggio rischia di inceppare. Ma ripeto, per me lo scudetto 99,9% è già cucito sulle mani di Milano. Eh sì, potrebbe essere così. Non so se mister Daniele vuole fare un confronto anche con Peppe Iannicelli su quelle che sono le idee, no, da parte di Peppe. Provocazione, ripeto, però perché no? Se l'Inter perde qualche punticino, ma soprattutto che il Napoli ne faccia tanti per raggiungere la zona Champions, no mister? Abbia fatto la madre delle giuste provocazioni. Sì, infatti. Perché in questo momento è vero che l'Inter ha inanellato una serie di risultati, però sta giocando anche col classico tappeto rosso, nel senso, però chiarisco, nel senso che gli va tutto bene, la Juventus è in difficoltà, il Milan pure. Però come diceva Peppe, se il Napoli per assurdo dovesse vincere Torino e con la Sampdoria, viene da 7 vittorie consecutive. Infatti. Nella malaugurata, diciamo, ipotesi per i nerazzurri che dovesse perdere anche
al Maradona Stadium comincia a crollare, a scricchiolare parte delle certezze, perché poi dobbiamo anche ricordare che dopo l'Inter, il Napoli, tra le prime 7-8 della classifica, avrebbe solo la Lazio. Sì, bravo. Poi dopo, come si dice dalle nostre parti, le altre per andare in Champions si scornano fra di loro. Eh sì, quello sì, quello sì. E dobbiamo anche ricordare che il Napoli ha un vantaggio non da poco. Il Napoli, tranne il Milan, se dovesse vincere con Juventus e Inter, ha nel doppio scontro tutto a favore con le prime sei della classifica. Quindi potrebbe arrivare a pari punti con chiunque. Bravo. Cose molto molto interessanti, ringrazio mister Danilo. Peppe, l'ultima te la faccio io, ringraziandoti di No, questo. se posso prima dell'ultima, con tutta la calma, Sì. io voglio aggiungere che le parole del mister Sì. acuiscono anche il mio rammarico, Francesco, chi mi segue sa qual è la mia tesi. Io sono stato molto duro nei Sì. riguardi della gestione di Gattuso, ma nei riguardi della sua persona. Ci tengo anche a distinguere le mie posizioni rispetto a Fallo quelle bene. di altri colleghi, anche a Bellicini, che sono andato più duro sul piano personale, cosa che non ho mai accettato. Però secondo me questo Napoli gestito un pizzico meglio, anche nel momento difficilissimo della stagione, con i tanti infortuni e le disponibilità, oggi potrebbe avere quei 4-5 punti in più. Io di questo sto Vero, parlando, beh, vero, 4-5 4-5. punti in più che davvero si potevano autorizzare a pensare in grande. Però ripeto, oramai il tempo degli impianti è passato. Sì. Credo che però questa squadra abbia qualità, e le sette, e la striscia di vittorie, i risultati conseguiti dal Napoli nell'ultimo scorcio di stagione sono davvero ragguardevoli da questo punto di vista. Prego, scusa, Assolutamente ti ho sì, interrotto. infatti, hai pienamente ragione. Peppe, però facciamo finta che non di vincere lo scudetto, perché sennò insomma Napoli poi veramente altro che situazione Covid. Però dico, facciamo finta che il Napoli di Gattuso in queste ultime partite raggiunga l'obiettivo e lo raggiunga anche bene, perché io ho detto attenzione, questo Napoli deve puntare al Milan, perché il Milan è lì e non sta benissimo. L'Atalanta, secondo me, già sta meglio del Milan. La Juve lo capiremo domani. Ma facciamo finta che il Napoli arrivi, che ne so, terzo, vabbè, insomma, addirittura fuori dalle aspettative, perché tutti quanti fino a poche settimane fa dicevano già il quarto posto era una chimera. Tu fai finta di essere per un attimo Aurelio De Laurentiis, lo chiami Gattuso e gli dici: Mister, sediamoci a tavolino? Oppure è ormai già tutto deciso per l'anno prossimo? Vedi però, Francesco, come dice, a te piace anche sfrucugliare la passarella, come si Bravo, hai detto. dice. Voglio dire, perché adesso poi gli amici dei figli prenderanno un pezzettino delle cose che diciamo e amabilmente ci rilanceranno alimentando il dibattito. Allora, adesso, da un lato ho fatto la provocazione, e la provocazione resta lì sullo scudetto. Sì. Se vuoi il mio personale parere su questo lancio finale, io vedo nell'ordine Intercampione d'Italia, Atalanta, Napoli, Juventus. Io Ah, penso che vedi? le quattro Vedi, cioè. che andranno in Champions saranno queste, diciamo. Ecco. Io penso che il Milan morirà di sedicesimo, cioè il Milan è in affanno. Io credo che Napoli certamente in questo momento è superiore al Milan in tutto. E la Juventus, Dio mio ragazzi, ma muoveranno il cielo e l'alte sfere pur di far sì che vadano a conquistare un posto Champions. Una Juve fuori dalla Champions mi sembra una cosa No, no, davvero ma neanche io ci credo, neanche io ci fuori dalla credo, cioè. grazia di Dio, perché una squadra poi è valida, ragazzi. Cioè non si scappa, e qua parliamo di un padrone. Quindi voglio dire, alla fine troveranno la porta per piazzare il colpo di reni. Detto ciò, dici bene, se la stagione finisce bene, se l'obiettivo, che era poi la Champions, viene acquisito, io credo che da persone intelligenti si ci possa sedere a tavolino e fare un ragionamento, ammettendo gli errori fatti e cercando di capire dove si è sbagliato. E da questo punto di vista io non mi sento in contraddizione, perché io, come è noto, sono un risultatista. Per Sì, me, sì. voglio dire, la logica del risultato è quella che deve muovere le scelte, perché per me il più bravo allenatore è quello che porta il risultato, ovviamente in relazione all'organico, agli obiettivi, alle prospettive di quel club. Per cui io ti dico, se allora
penso neanche un attimo. Mi prendo Allegri e ricomincio a costruire con un tecnico vincente, sperando che mi porti un su di livello. Ma se devo sostituire Gattuso con Giampaolo, Italiano, De Zerbi, Simone Inzaghi o uno di questi, e ci siamo capiti, ho fatto degli esempi giusti per farci capire, allora come si dice, perfetto, mi tengo preferito. Cioè, voglio dire, alla fine preferisco forse ragionare con Gattuso, dopo un anno e mezzo abbiamo capito i pregi e i difetti, e forse più costruttivo ad una crescita ulteriore della squadra. Eh sì, infatti ci troviamo d'accordo su questa situazione, prenderne uno tanto per prendere oppure non essere sicuri di prendere un nome, diciamo tra virgolette, di secondo piano. Ma ce l'hai invece tu un nome che potrebbe, tu hai fatto Allegri, ok, però Allegri, per me Allegri secondo me è l'uomo che in questo momento, sai, tu hai... Abbiamo perso Peppe? Allora, vediamo se lo riusciamo a recuperare, Marco, proprio per il salutarlo, perché ci stava dicendo questa cosa su Allegri. Però voglio sentire mister Danilo, ma hai sentito Peppe Annicelli parla di Allegri, ma potrebbe esserci qualcosa secondo te? E Allegri poi a Napoli verrebbe qua per chiedere poi i calciatori. Cioè, rifacciamo il discorso di Ancelotti, no? Allora, abbiamo perso un attimo l'audio del mister. Allora, abbiamo recuperato Peppe, ma abbiamo perso il mister. Allora, chiedo a mister Danilo di ricollegarsi. Allora, Peppe, no, stavi dicendo di Allegri, ti abbiamo perso su Allegri. Peppe, ci sei? Sento il ritorno, ma non sento Peppe. Peppe, ci sei? Vabbè, è ricaduto, ragazzi. Forse avrà il cellulare... scarico, prova un'ultima volta, ma soltanto per i saluti. Faccio la domanda a Raffaele a questo punto su Allegri. È chiaro che chi non vorrebbe Allegri, però rischiamo il post Ancelotti se non gli compri i giocatori. Francesco, io credo che Allegri sarebbe tatticamente e progettualmente il migliore che può prendere il Napoli. In che senso? Che il Napoli ha dimostrato negli anni di fare acquisti più che per dettami tattici in concordanza con gli allenatori, per una serie di decisioni prese dal presidente in linea con una sua politica di acquisto di giocatori. Giocatori giovani che hanno un futuro che si prospetta roseo, eccetera, eccetera. Per poter gestire... Ti fermo un attimo perché abbiamo di nuovo Peppe, così poi lo salutiamo. Peppe, ci stavi dicendo di Allegri, concludi il ragionamento, perdonaci. No, io perdonami, non so quanto mi sono interrotto, ma lo sintetizzo. Dico, per me, se Gattuso chiude bene il campionato, cioè conquista il posto Champions, si può con lui intavolare un ragionamento. Ok, invece poi Allegri... Dopo un anno e mezzo, voglio dire... si sono capiti i pregi e i difetti, quindi dico no ad operazioni tipo De Zerbi, Italiano, Simone Inzaghi, eccetera, però un top allenatore come Allegri io credo che sarebbe estremamente interessante, perché potrebbe secondo me far salire di livello le ambizioni della squadra. Quindi io, per esempio, se si fosse già deciso, puntato e ingaggiato Allegri, beh, allora a quel punto io resterei comunque sulla decisione di cambiare l'allenatore. Certo, è chiaro. Allora, grazie di cuore a Peppe Iannicelli. Grazie, Peppe, alla prossima. Buona prosecuzione. Grazie, grazie, grazie. Allora, regia, aiutami, perché ho perso mister Daniello, speriamo di recuperarlo. Ecco, no, ce l'abbiamo, eccolo qua, eccolo qua. Allora, facciamo chiudere Raffaele il concetto, però la domanda è la stessa anche a te, caro mister. Con Allegri rischi di rifare il caso Ancelotti, cioè se non gli compri i giocatori, ma ragazzi, ma quanto poi lasciamo una squadra in mano Allegri, che abbiamo sempre criticato alla Juve per il non gioco, però aveva i campioni. Vai Raff, vai. Dicevo che Allegri ha dimostrato alla Juve anche di saper gestire i giocatori non scelti in prima persona da lui, che è quello che ha fatto la Juve negli anni con Allegri sulla panchina. È chiaro che devi anche metterti nella condizione di avere Allegri sulla panchina e
permettergli di fare un certo discorso. È chiaro che non c'è buonciore Allegri, qualunque allenatore gli devi comprare i giocatori. Non è che cioè, prendi un allenatore scarso e i giocatori scarsi e pensi di andare bene. Ah, beh, chiaro, certo. Quindi comunque i giocatori vanno presi sempre, però magari Allegri potrebbe dare qualcosa in più nella gestione di giocatori presi secondo dettami che non sono prettamente tattici. Poi è chiaro che magari non vedremo il bel gioco, magari non vedremo calcio spumeggiante, però se dobbiamo fare una ripartenza come quella che si prospetta la prossima estate o comunque da lì in poi, un allenatore del genere potrebbe dare qualcosa in più rispetto a tanti altri. Ok. Mister Daniello, allora che fai? Ti prendi Allegri, però poi gli devi fare la squadra. Abbiamo ancora un problema col mister. Non c'è l'audio. Allora gli chiedo di riconnettersi un attimo, anche perché ce l'hai? No, ci ricolleghi, ti ricolleghi. Dai, proviamo a ricollegare anche perché poi dovremo salutarlo. Allora, voglio andare da Giovanni Gravoso che mi legge De Laurentiis e poi dobbiamo salutarlo perché abbiamo i club e quindi sì, avremo un collegamento in meno. Allora, Giovanni Gravoso, vai con le parole di De Laurentiis, vai. Allora, De Laurentiis che ha twittato sulle parole di Pep Guardiola che dice troppe gare, UEFA e FIFA stanno uccidendo i calciatori. De Laurentiis ha twittato dicendo concordo completamente con quanto affermato da Pep Guardiola, non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi. E quanto sostengo anche io da quando ho iniziato ad interessarmi di calcio. Finalmente una persona intelligente e responsabile. Grazie Guardiola. Va bene, va bene. Allora, Giovanni, io ti ringrazio, puntata stretta perché abbiamo i club, ma ci ritroviamo nei prossimi giorni. Grazie a Giovanni Gravoso. Grazie a te, ciao Ciao, Francesco, buon ciao. pomeriggio. Allora, Ciao Giovanni. ciao Giovanni. Allora, in attesa, vediamo se il mister si riesce a collegare, ma vediamo, insomma, vediamo se ci riusciamo. Se no, andiamo adesso in pubblicità un attimo, così riorganizziamo tutto un po' e poi andiamo. Intanto Tommaso Starace ha messo una foto con Mertens in aereo, quindi il Napoli sta partendo, come avevamo detto prima all'amico Peppe che ci aveva chiamato. Allora, fermi lì, pubblicità. 17:02 rigorosa diretta, noi siamo pronti per i club, però abbiamo Mister Danilo da salutare. Però volevo sentire, perché non abbiamo sentito la sua idea su Allegri che lanciava Peppe Iannicelli, che abbiamo avuto al telefono. Allora, caro Pasquale Daniello, mi dici la tua? Io ti facevo la domanda, ma l'hai sentita, la ribadisco per gli amici da casa. Se tieni Allegri devi comprare i giocatori, perché non è che puoi giocare con sempre cui sai, sempre con Mario Rui, con Lobotka, o no? Perché c'è il problema che è vero che Allegri è il gestore di risorse per antonomasia. Ecco. Ok, sì. Bravo, Però quali risorse? quali risorse? Che è il problema? Perché a Cagliari, lui, perché io ricordo l'ultima squadra che non era di grossa, con una rosa importante. Sì. Lui non faceva altro che un 4-4-2 tutto in ripartenza con due attaccanti e due esterni che erano quattro frecce, ma nulla di più. E Bravo, nulla di più. noi abbiamo visto come è andata a finire con magari quello che è ancora più gestore di Allegri, che era Ancelotti. Ci siamo ritrovati con quel calcio liquido che a un certo punto è diventato gassoso perché si è evaporato addirittura. Allora noi dobbiamo, ma questo non è una critica nei No, confronti no, di Ancelotti o di certo. Allegri, è mettere in relazione il modo di fare del presidente, una società che non è strutturata come lo erano Milan e Juventus, le squadre precedenti di Allegri, e Bra. poi non dimentichiamo che gente di personalità aveva in squadra sia con la Juventus che col Milan Allegri dei tempi d'oro. Come no, come no, come no. Questo sì. Poi, una volta che abbiamo messo a posto tutte queste cose, allora
facciamo Ne possiamo la parlare, come si suol valutazione. dire. Ne possiamo parlare, E poi diciamo. non dimentichiamo che poi come fai? Prendi un allenatore che costa 9 milioni di euro all'anno Ecco. con una media di stipendi di squadra, togliendo Koulibaly e Insigne e Mertens, nessuno supera i 2,5? Ecco, bravo. Ma come fai? Ma come fai? Infatti, sono d'accordo con te. Va bene, ne riparleremo, perché c'è da battere la Juve, poi lo capiamo. Allora, io ringrazio Pasquale Danilo, ci risentiamo nei prossimi giorni e come al solito grazie sempre. Ciao mister, Forza Napoli! Ciao, grazie, grazie a mister Pasquale Danilo per essere stato con noi. Allora, noi ci dovremo collegare con i club, siamo quasi pronti, dovremo avere... oggi il club del Lussemburgo, andremo in Lussemburgo per conoscere ancora i nostri club, dovrebbe esserci Andrea Castaldo, il club Napoli-Lussemburgo, e poi fra poco dobbiamo andare anche a Poggiomarino, andremo più tardi e poi andremo dal nostro Alberto Petillo che da tempo non interveniva con noi e quindi fra poco avremo anche Alberto Petillo. Allora, caro Raffaele, intanto, come dire, questa partita con la Juventus, tu quanto la senti? Perché la domanda mia, la sentite sta partita? Io, cioè, Juve-Napoli è sempre Juve-Napoli. Oggi la sentiamo un po' di più perché forse il Napoli veramente sta lottando per la Champions, però è un momento un po' particolare in generale. Allora, Francesco, sicuramente io ti posso dire che la sento meno di altri anni e questo vale anche per la partita precedente in campionato, che sarebbe il ritorno in realtà rispetto al fatto che questa è l'andata. Quest'anno è un campionato, e anzi quest'anno è un calcio che ha perso qualcosa. Io ti dico la verità, questo fatto del Covid ha cancellato qualcosa, nel senso che la UEFA, la FIFA, la Serie A hanno tutti perso la testa, ti dico molto sinceramente. Sì. Sei d'accordo quindi Questa col questione tweet del di De prodotto. Laurentiis? Sei d'accordo Ma col molto tweet? d'accordo, ma non solo questo, cioè noi abbiamo affrontato le nazionali, tre partite in 15 giorni, la settimana scorsa con una pandemia mondiale, abbiamo fatto volare gente da tutte le parti e io non posso scendere di casa per venire là in studio. Bravo, infatti. Cioè, siamo un controsenso unico, tutto quello che sta avvenendo non ha senso. Il protocollo con cui noi stiamo andando avanti in Serie A, lo potevo scrivere io meglio, se adesso, te lo potrei scrivere adesso meglio di quello che è. Cioè, è un protocollo che non ha proprio motivo di esistere e che non funziona. Noi potremmo dover non giocare di nuovo domani e lo potremmo sapere tra un'ora e mezza. Domani mattina altri 5 contagiati nella Juve e la partita salta un'altra volta. Che si fa? Con il Napoli che intanto sta partendo per Torino, quindi anche E questo noi è. ti dico di più, ripetiamo le stesse scene di ottobre. Il Napoli nello Juventus Stadium che si guardano intorno, tutti sorridenti e che tanto non giocheranno. Non E poi, giocheranno. ci danno il 3-0 a tavolino, poi ce lo tolgono, poi facciamo Certo. la battaglia legale e andiamo avanti così altri 3 mesi. Ma Ed è che cosa vuoi pazzesco. sentire? E questa partita conta, adesso, perché conta veramente, o no? Ma questa partita conta tantissimo, ma anche se non avesse avuto un così importante risvolto sul campionato, è sempre Juve-Napoli, è È sempre sempre Juve-Napoli, sì. una partita che si sente a prescindere, anche se una è prima e l'altra è ultima, non, sono quelle partite di cartello che tu le senti a prescindere dalla posizione in classifica. Non voglio dire che è un derby, però ci si avvicina. Sì. Quindi il fatto che abbia doppio valore, perché è anche un valore molto forte per il campionato, e il fatto di non sentirla, almeno personalmente, non so tu cosa ne pensi, non so cosa ne pensano i nostri telespettatori, No, io ma lo è dicevo, qualcosa di è importante. una partita sicuramente strana, al di là di tutto è una partita strana. Allora, intanto, anche nell'Atalanta due positivi sono Toloi e Pessina, che per ora si alleneranno in maniera isolata. Poi ha parlato sempre l'agente di Sai che dice che il futuro dipenderà poi dall'allenatore.
si è parlato di tante squadre per lui, tra cui il Milan anche De Zerbi La lascia. gente di Sai ha parlato più adesso Sì, parla che in dieci sempre. anni di Napoli. Bra, parla sempre. E intanto anche, io non capisco veramente, anche contro l'Inter il Sassuolo non farà giocare i nazionali italiani. Cioè io non lo so, ha regalato due giocatori alla Roma, che poi alla fine è finita pareggio, e domani regala tre giocatori all'Inter perché non giocheranno Locatelli, Muldur, ma anche Ferrari. Cioè io non capisco, ma perché? Basta fare i tamponi e vedere se ce l'ha, se hanno il Covid o no. Cioè si giocano tante partite, Insigne ne ha fatti penso quattro in 2 giorni di tamponi. E non li possono fare al Sassuolo. Io veramente non capisco. De Zerbi parla. Francesco, questa è sempre la solita storia. Non c'è un regolamento, non c'è un'autorità forte alla base che gestisce queste cose. Allora ognuno fa come gli pare. Ma il Sassuolo non fa giocare altre volte questi giocatori, la Juve farà in maniera diversa. C'è Pirlo che prima ha detto che loro rispettano le regole e hanno mantenuto tre giocatori a casa perché hanno fatto una festa. E quindi vorrei capire Sì, che sì. regole esattamente loro seguono. Il tuo si chiama Lotito che cerca ancora di vincere a tavolino quella partita col Torino. Fino alla settimana scorsa abbiamo parlato di questo, nonostante abbiamo l'esempio di Juve-Napoli, appunto, che vedremo domani, dove Certo. questa cosa non è successa e non so perché Lotito la voleva solo per lui. Lotito è sempre quello che nella Lega è qualcosa di più di un presidente, e quindi lui decide, lui chiede, lui fa, che non è un attacco a Lotito, per carità, però sì, è un ragionamento che prevede una mancanza di una mentalità forte, che gestisca una situazione con una pandemia, che non è una situazione facile, voglio dire. Come no? Allora, però dovremmo avere collegato per ora un solo dei tre club. Dovrebbe esserci Andrea Castaldo, Club Napoli Lussemburgo. Ciao Andrea! Ciao, Il ciao più lontano. Eccoci qua. Piacere di trovarvi, grazie per l'invito. Grazie, grazie ad Andrea. Dove sei adesso? In questo momento mi senti? Sì, ti sento un po' a tratti, ma ti sento, vai. Sono a Lussemburgo, Sei a casa però. a Sì, ok. casa rigorosamente in smart working. Com'è la situazione in Siamo a Lussemburgo? casa. Com'è la situazione lì in Lussemburgo? Ma Francesco, attualmente abbiamo una media di casi quotidiani che oscilla tra i 200 e i 250. Siamo ovviamente anche noi in campagna vaccinale, partita molto Su. lenta. Vabbè. Qui in Lussemburgo siamo sui 100.000 più o meno vaccinati tra coloro che hanno già ricevuto anche la seconda dose. Quanti abitanti Ovviamente fa il c'è. Lussemburgo? Scusami Andrea, per sfizio, perché voi fate 250, Siamo 250 casi che vorrei farli qui in campagna. 650.000 Ah, vabbè, residenti, più o insomma. meno, largo circa. 650. Vabbè, insomma. Neanche, Non voglio è. dire, sì, insomma, neanche Neanche Napoli. tantissimi, Neanche diciamo Napoli, che ci insomma. aspettavamo una campagna vaccinale piuttosto rapida. Ci sono delle fasi, divise le fasi che sono state scaglionate in base all'età e che ovviamente entro l'estate, settembre massimo, dovremmo essere in teoria tutti vaccinati. E ce lo auguriamo, ce Ce lo auguriamo l'auguriamo, tutti, ce anche perché si l'auguriamo. soffre, attività di Lo so. ristorazione e bar sono in lockdown. La nostra sede è chiusa da mesi, quindi mancano i contatti, questo è fuori dubbio. Però, nonostante questo, cerchiamo di seguire, di essere ugualmente uniti, sia tramite la nostra chat del club, sia tramite qualche iniziativa, anche culturale che siamo riusciti a portare avanti, a finalizzare negli ultimi mesi. Negli ultimi mesi. Allora, noi fra poco ci collegheremo con il collega Giovanni Albanese della Gazzetta dello Sport, per sapere le ultime proprio in casa Juventus, ma più che altro per capire la questione dei tamponi e quant'altro. Intanto, non so se Alberto Petillo non riesce pare a collegarsi, quindi prova a metterti in una posizione migliore, mentre gli amici di Poggiomarino dovrebbero collegarsi fra poco con noi dopo la pubblicità delle 17:30.
e 30. Allora, dovremo avere l'ospite? Allora, lo ringrazio, lo saluto, il collega Giovanni Albanese della Gazzetta dello Sport. Giovanni, buon pomeriggio. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Grazie, grazie di essere con noi. Allora, che sta succedendo in casa Juve? Demiral e Bonucci, oggi si è aggiunto Bernardeschi, c'era addirittura paura, ma credo che possiamo tranquillizzare un po' tutti che la partita si giocherà. Qualcuno pensava che potevano uscire altri positivi nelle prossime ore, però che cosa ci dici? Quali sono le ultimissime? Beh, come sappiamo, alla vigilia di una partita i test rapidi si sottopongono ai tamponi, sì. Di conseguenza se verranno fuori delle altre positività lo conosceremo nelle prossime ore. Al momento quello che sappiamo è che all'interno della continenza si sta lavorando per preparare al meglio la partita col Napoli, che è uno scontro diretto per conquistare quei punti che davvero potrebbero fare la differenza nella corsa per la zona Champions League. Oggi Pirlo in conferenza stampa ha chiarito, ha detto: col Napoli abbiamo gli stessi obiettivi, quindi l'importanza della partita davvero è di grossa caratura, in un momento sicuramente non positivo per i bianconeri, perché arrivano da una brutta prestazione contro il Benevento prima e nel derby col Torino dopo la sosta delle nazionali, che è appunto è costata la positività al Covid di tre giocatori, prima Bonucci e Demiral. Questa mattina si è palesata la situazione di Bernardeschi, che già ieri pomeriggio veniva un attimo attenzionata. È chiaro che sono delle scelte in meno per un allenatore che da due giorni ha ritrovato Arthur, Dybala e McKennie, che sono stati reintegrati dopo un provvedimento disciplinare per una situazione extracampo di mercoledì scorso. Ti chiedo, poi dopo ti faccio fare anche una domanda al collega Raffaele D'Antonio, ti chiedo, intanto ho visto che ha parlato Pirlo, che bello che avete le conferenze stampa prepartita, addirittura di un recupero, noi non abbiamo neanche quelle normali, Gattuso parla, ora non parla neanche nel post partita perché c'è il silenzio stampa, però vabbè, almeno prima parlavano dopo la gara. E come dicevi tu, Pirlo ha parlato di gara importante, ha detto che gioca Szczęsny e soprattutto Dybala è a disposizione, come ci dicevi tu. Al di là di quello che insomma la questione Covid, Bernardeschi, Bonucci e Demiral, ma più o meno secondo te la formazione della Juve è fatta? Ma fatta no, perché poi in realtà ci sono un paio di ballottaggi che cambierebbero tanto il volto di questa Juve rispetto all'ultima partita col Torino, semplicemente perché avere a disposizione Arthur, McKennie e Dybala mette nelle condizioni l'allenatore di poter rivedere nettamente le scelte, per esempio sulla linea di centrocampo. Arthur potrebbe tornare in cabina di regia, questo consentirebbe a Pirlo di recuperare per esempio Danilo sulla linea difensiva, certo. E quindi avere un'alternativa sulle corsie esterne, così come McKennie che potrebbe cominciare dall'inizio, eventualmente giocare a partita in corso, è una buona soluzione tra le linee e potrebbe fare un po' la staffetta con Ramsey, che insomma è recuperato, però magari non ha ancora la brillantezza sui 90 minuti. Stessa situazione per Dybala, che obiettivamente immagino a partita in corso con un Morata che dovrebbe partire dall'inizio ma non sta attraversando un grandissimo momento, quindi comunque sono tre varianti importanti per Andrea Pirlo al netto dei tre positivi al Covid, che chiaramente fanno scattare quasi solo ed esclusivamente l'emergenza in difesa, dove chiaramente De Ligt e Chiellini sono i soli a disposizione al centro della difesa e dovranno giocare. È giusto. Allora, Raffaele, una domanda per Giovanni, dai. Pirlo ha già parlato e tra le altre cose ha detto anche che c'è stato l'incontro tra Allegri e il presidente della Juve, Agnelli. Secondo te che probabilità ci sono di vedere Allegri come prossimo allenatore della Juve a fine anno? Guarda, io credo le possibilità ci siano, fermo restando che
Pirlo fino a questo momento ha guadagnato la conferma da più voci da parte della società. Due settimane fa ha parlato Nedved, lo stesso Paratici lo ha ribadito più volte, così come dobbiamo comunque ricordare che Pirlo è stata una scelta di Andrea Agnelli. Quindi in questo momento non si può parlare di esonero o prossimo di Andrea Pirlo. Chiaro è che dovesse andare male la partita col Napoli dopo le brutte prestazioni sul piano dell'atteggiamento contro Benevento e Torino, ecco, in caso di sconfitta è chiaro che la sua posizione verrebbe messa in discussione. Per quanto riguarda poi la valutazione generale di questa stagione, immagino prima che si fermino i giochi non ci sarà granché di novità. Allegri libero e con un buonissimo rapporto col presidente Agnelli è comunque sempre un'ipotesi viva. Tanto sicuramente avrai sentito anche le dichiarazioni del direttore dell'ASL di Torino Picco, che ha praticamente detto Juve-Napoli si gioca, quindi insomma non ci dovrebbero essere problemi. Adesso c'è un tweet proprio della radio ufficiale del Napoli che credo l'abbia sentito nel primo pomeriggio, che conferma insomma che non ci dovrebbero essere problemi, no Giovanni? Insomma, si va verso la disputa di questa partita che già è stata rinviata due volte, sarebbe una cosa particolarissima in questo campionato, no? No, sono d'accordo, al momento non ci sono le condizioni per rinviare la partita, semplicemente perché Demiral è rientrato già positivo al Covid dal ritiro della Turchia ed è andato al J Hotel per trascorrere l'isolamento, quindi non ha avuto contatti col gruppo squadra. Stessa situazione per Bonucci, che rientrava dal ritiro della nazionale ed è andato in isolamento domiciliare. Il problema oggi è circoscritto solo alla situazione di Bernardeschi, però questo non vuol dire che si possa dare per certo un focolaio all'interno del gruppo squadra Juventus. Quindi sono tre positivi sì, ma con situazioni e soprattutto gestioni completamente diverse. Allora, prima di ringraziarti e salutarti, al volo, oggi noi lo stiamo chiedendo ai nostri telespettatori, abbiamo puntato l'indice su un Napoli possibile d'attacco, tra virgolette, anche perché è strana la situazione. Nella Supercoppa il Napoli sembrava leggermente favorito perché era un Napoli che stava benino e vinse la Juve. Nella partita di campionato al Maradona la Juve stava meglio, il Napoli era in una condizione incredibile, il Napoli giocò molto arroccato e la vinse. Adesso c'è la terza, dove il Napoli sta bene e la Juve forse un po' meno, però non sappiamo se Gattuso andrà lì a giocarsela oppure rimarrà in attesa, anche visto che la Juve comunque deve fare il risultato. Ti aspetti un Napoli d'attacco o un Napoli attendista? Ma io mi aspetto un Napoli d'attacco. Detto questo, è chiaro che quest'anno Juve-Napoli non è mai banale, no, per il percorso di entrambi gli allenatori, perché nella prima parte sembrava dovesse essere Gattuso a conquistarsi la conferma sulla panchina del Napoli, adesso è più in discussione l'amico Pirlo. Insomma, tra Gattuso e Pirlo c'è questa linea di confronto in questa stagione che fa sì che la partita non è assolutamente banale. Io mi aspetto un Napoli in attacco e una Juve che proverà a contenere, a fare il suo gioco provando a prendere in mano il centrocampo, che poi è la grande scommessa di Andrea Pirlo di questa Juve nel corso di questa stagione. E allora ringraziamo il collega Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Ciao Giovanni, grazie per essere stato con noi. Ciao, grazie, buon pomeriggio. Grazie, grazie. Allora, noi, vedete, è una puntata con mille situazioni, ma proprio perché entriamo a gamba tesa, sarà un lungo prepartita anche domani, dove avremo Paolo Serra con le sue slide, avremo Alberto Caccia, stiamo preparando altre cose, insomma... puntata ricca, domani saremo in onda fino alle 18:40, poi ci vedremo la partita e faremo il post partita. È arrivato anche Alberto Petillo dalla sua Batmobile, eccolo, la Petillo Mobile. Ciao Alberto.
La mia Borbonicar. La tua Borbonicar. Allora, Alberto, intanto piacere di rivederti dopo tanto tempo e grazie sempre sì. per la tua bella organizzazione. C'è Andrea collegato dal Lussemburgo. Aspettiamo dopo gli amici da Poggiomarino. Ti chiedo subito, Alberto, anche per te, insomma, il club de Napoli Briganti è tutto fermo, no? Insomma, però vi state sentendo, vi state organizzando? Sì, certo, si lavora online, gruppo ci sta, ci sentiamo spesso, praticamente quotidianamente ci sta la... con i riti che sono cambiati, mentre prima avevamo il rito di guardare insieme la partita, poi ci mandiamo il messaggino dell'intervallo, il messaggino prima, tutto scaramanzia, che ti dico a fare. Tutto scaramanzia, infatti, bravo, l'hai detto. Voglio sapere subito da voi, parto prima da Andrea e poi ritorno da te, prima di andare alla pubblicità tassativa delle 17.30, vorreste un Napoli d'attacco, la domanda che abbiamo fatto oggi, o come chiedevo prima al collega della Gazzetta dello Sport, deve essere un Napoli un po' più attendista? Che ne pensi Andrea? Poi dopo andiamo da Alberto, che intanto vedo collegato. Ma Francesco, mi aspetto sicuramente un Napoli determinato, sicuro di sé, che non dico di voler pretendere che faccia la partita per 90 minuti, un Napoli d'attacco sì, non attendista, ma che si sappia comunque ben difendere, ben chiudere le linee, perché comunque con il 4-2-3-1 contro la Juventus, quando la Juventus stava bene, anche se ha perso in casa a Napoli, come dicevi, 1-0, abbiamo sofferto soprattutto i fraseggi, i passaggi in verticale tra le nostre linee. Di certo con, mi sembra che la riserva sia stata sciolta da parte di Gattuso con la conferma di Mertens al posto di... Sì, gioca Mertens, gioca Mertens. Gioca Driss, quindi la tattica, la strategia è chiara, giocare, cercare ovviamente il risultato, cioè la vittoria, perché Napoli sta bene, viene da sei risultati utili consecutivi, 5 vittorie, un pareggio, o meglio una vittoria mancata a Sassuolo, quindi sicuramente speriamo che Napoli faccia risultato e deve assolutamente provarci. E poi si punterà sicuramente con Osimhen negli ultimi 20 minuti, mezz'ora, per spaccare un po' la partita, andare in velocità e sfruttare magari la stanchezza difensiva della Juventus. Certo, assolutamente. Alberto, ti aspetti un Napoli d'attacco? Sì, sicuramente, spero il Napoli d'attacco. Poi sembra che non ci rubino l'idea, come succedeva a Pesaro, no? Che alla fine ci schiacciano, che in effetti... La stanno preparando bene la partita, seminando veleno, dubbi, come sanno fare loro, insomma. Quindi penso sia una partita, una guerra più che una partita, una battaglia. Come una battaglia, come al solito, è questo che ci aspettiamo allo Juventus Stadium. Allora, noi fra poco dobbiamo andare al tassativo. Voglio chiedere ad Alberto proprio un minuto. Come stanno rispondendo i club a questa nuova iniziativa che hai anche lanciato, no? Su questo fatto legato, parlo dei supporters del Regno delle Due Sicilie, perché abbiamo avuto l'altra volta il presidente di questo gruppo, di questa squadra che giocherà questo europeo delle squadre non convenzionali, no? Però so che hai lanciato quest'altra iniziativa, i supporter. Cioè, siamo tutti tifosi delle nazionali delle Due Sicilie, no? Bravo. Si resta tifosi della squadra del club e poi, viva Dio, abbiamo una nazionale che magari ci farà venire i brividi a sentire l'inno, ci metteremo la mano sul cuore, tutte cose che per noi erano tabù. Certo. Perché magari un anno era di simpatizzare per l'Argentina, io da sempre lo faccio. Però si prendeva sempre una squadra in simpatia perché magari c'era un giocatore del Napoli che giocava lì. Adesso avere una nostra nazionale è una realtà che è bellissima, anche se gioca in questa lega minore, la CONIFA, la lega, la federazione degli stati non riconosciuti o delle nazioni non riconosciute. E quindi cosa abbiamo fatto? Una chiamata alle armi, semplicemente dice ragazzi andiamo a supportare questa squadra, supportare. Ecco, proprio, ad esempio andare lì quando stanno per partire...
accompagnarli, far sentire il loro sostegno. Semplicemente una tifoseria libera e indipendente di questa coraggiosa iniziativa di Massimo Amitrano. Eh sì, noi seguiremo con attenzione questa vicenda e anche l'iniziativa di Alberto Petillo. Allora, dobbiamo fermarci, abbiamo il tassativo, poi dopo voglio sentire le domande, spero di collegarmi anche con Poggio Marino e quindi le vostre domande da, per noi, per me, per Raffaele. Ma adesso pubblicità. E allora eccoci collegati di nuovo, abbiamo credo tutti i club, perché è arrivato anche il club di Poggio Marino, che dovrebbe essere con noi fra qualche istante, dovrebbe essere Salvatore. Intanto risaluto Alberto Petillo e Andrea Castaldo che sono collegati. Eccolo, eccolo collegato Salvatore Falanga. Ciao Salvatore! A tutti, sempre Forza Napoli. Sempre, sempre. Allora, Salvatore, vengo da te per parlare anche di Poggio Marino. Un po' l'audio. Ci senti? Vediamo se Salvatore ci sente. Adesso sì. Ok, adesso sì. Ok, perfetto. Allora, Salvatore, faccio anche a te la domanda di rito sul club. Come state muovendovi? Raccontaci qualcosa in più del club, come al solito. Quanti siete lì a Poggio Marino? Quest'anno è stata, direttore, veramente una disdetta, perché abbiamo fatto una campagna di adesioni veramente eccezionale per i nostri standard. Sì. Nonostante la pandemia, eccetera, abbiamo coinvolto molte persone, siamo arrivati al centinaio di iscritti, cosa per Poggio Marino incredibile, e purtroppo è saltata l'annata. Certo, è saltata completamente l'annata. È stata veramente una disdetta, perché ci eravamo impegnati tantissimo sul territorio, anche fuori. Abbiamo avuto adesioni addirittura da Malta, dalla Germania, dal nord, da zone del nord, poggiomarinesi emigrati. Insomma, ci siamo mossi veramente per bene, è stato un bellissimo lavoro di equipe, e purtroppo poi gli eventi sono stati quelli che sono stati, però abbiamo ormai una realtà consolidata e non vediamo l'ora di riprendere, perché siamo tutti in fermento. Assolutamente. Salvatore, ti faccio la domanda di oggi che abbiamo fatto un po' ai nostri telespettatori. Vorresti un Napoli d'attacco domani a Torino? Vorresti un Napoli che se la gioca o un po' più attendista? Non è una risposta facile, perché io domani purtroppo mi aspetto il peggiore avversario possibile. Ma non dal punto di vista tecnico, come è facile immaginare, visto che quest'anno veramente non fanno paura a nessuno. Però quella sorta di ruggito che ogni tanto tirano fuori nei momenti difficili, con i quali a volte riescono a supplire alle loro carenze. Non so perché sto pensando da qualche giorno alla partita del 20 gennaio e ho paura di un revival di quella partita. Quella è la mia paura, lo sai, quella è la mia paura, per questo insomma. Con la differenza però che credo che il Napoli abbia imparato da lezioni. Sì, sì. Va bene, va bene. Allora, come vi dicevamo prima, lo confermiamo, il Napoli ha confermato negativi al Covid i tamponi effettuati questa mattina ai calciatori e ai componenti dello staff in partenza per Torino. Quindi tutto sotto controllo, aspettavamo questo tweet, è arrivato, grazie a Francesco Navarra che mi aggiorna quasi in tempo reale. E questo è fondamentale, perché insomma il Napoli va lì tranquillo, va tranquillo per i nazionali che erano stati a contatto con Bernardeschi, con Bonucci, ma va tranquillo anche per Zielinski e tutto il gruppo restante. Raffaele, questa è una notizia importante, il Napoli va lì consapevole dei suoi mezzi e soprattutto che è tutto a posto, no? Sicuramente per dare serenità, ma anche per la partita stessa. Abbiamo fatto tutto questo casino in questi mesi proprio per il problema del Covid. Andare lì senza nessun positivo è una cosa positiva, scusate il gioco di parole, è stupido, ma è l'unica cosa da dire.
Eh sì, questo sarà fondamentale. Allora, ultime di formazione, Rachmani dal primo minuto, secondo Kiskis Napoli, domani. Oh là! Mertens... Ma hai preso la forma fisica, Rachmani? Ma pare di sì. Allora, leggo, il Napoli sta preparando la complicata trasferta. Oggi Ospina ha svolto l'intera seduta, come abbiamo detto anche prima. Una formazione a cui fare da centravanti c'è Mertens, che sarebbe dunque preferito ad Osimhen. In difesa Rachmani potrebbe giocare al posto di Manolas e Isai dovrebbe spuntarla su Mario Rui, quindi dall'altra fascia. In mediana torna Diego Demme, mentre Lozano dal primo minuto. Quindi dovrebbe essere Ospina, Di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly, Isai, Fabian, Demme, Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens. Ragazzi, è una probabile formazione, attenzione, la radio ufficiale. Voglio fare un giro con tutti i miei ospiti. Parto da Raffaele, poi sentiamo Andrea, Alberto, Salvatore, dai, dai vari club. Vai Raffaele. È una formazione che io condivido per la gran parte, forse... Non rischierei Isai a sinistra, metterei Mario Rui. E mi piace la giocata di Rachmani, se è davvero recuperato. Mi piace Zielinski dietro Mertens. Bisogna fare sia riposare Osimhen, perché comunque abbiamo un'altra partita domenica, sia per comunque per dare... Perché secondo me Mertens e Zielinski danno più sicurezze di Mertens come trequartista e Osimhen in questo momento. Poi è chiaro, tutto andrà ancora rivisto, perché comunque siamo al giorno prima, tante cose possono cambiare, Gattuso potrebbe fare pretattica e fare una scelta improvvisa che nessuno si aspetta, chiaro, però così com'è non mi dispiace. Andrea dal Lussemburgo, vado da Andrea in Lussemburgo. Andrea, subito è una probabile formazione, è chiaro, voglio un tuo commento, insomma... Potrebbe essere veramente, cioè Rachmani dal primo minuto a Torino non è, come dire, l'ultima situazione che ti aspetti. È una bella news. Personalmente attendevo proprio la conferma della coppia centrale. Con il rientro di Koulibaly, Rachmani potrebbe sicuramente fare bene, perché comunque l'ha dimostrato che a fianco di Koulibaly si sente più sicuro, potrebbe fare anche pretattica effettivamente Gattuso con Manolas, magari sostituendo Manolas non vorrei troppo una modifica radicale rispetto alla coppia Maximovic Koulibaly, anche se partiamo da un presupposto fondamentale che Maximovic non merita assolutamente di partire titolare a Torino. Quindi con Rachmani, perché no, potrebbe essere una buona soluzione. Sulla sinistra, se Isai avessimo tutti la certezza che potrebbe fare bene come ha fatto nelle ultime partite, lo preferirei a Mario Rui, perché comunque ha giocato veramente bene, proponendosi anche in fase di attacco e proponendo anche qualche passaggio interessante che ha portato anche qualche situazione alla finalizzazione. Ovviamente punto fermo Demme a Torino, deve rientrare assolutamente con Fabian al suo fianco, che spero mantenga la forma fisica, perché in qualche momento sta benino. Ha avuto un po' di sta benino. Il rientro di Lozano è fondamentale, però è una partita da impatto immediato, cioè Lozano è rientrato, ha giocato col Messico 90 minuti, perché Politano anche sta giocando bene, abbiamo una rosa ampia, quindi è giusto mettere tutto in gioco, speriamo in una determinazione di gruppo del Napoli, perché è un momento dove è fondamentale della stagione, non determinante ma fondamentale, quindi ci dobbiamo credere e dobbiamo andare a Torino per giocare bene. Allora vado da Alberto Pedillo, se ti aspetti questa formazione, se veramente è così. Intanto diciamo che tra i convocati ci sono tutti, anche Ospina e soprattutto c'è anche Petagna e Cioffi, quindi insomma tutti confermati. Vai. Ma sicuramente sì, se Rachmani sta bene non deve uscire più per me, dopo quello che hanno fatto vedere i centrali del Napoli, tolto Koulibaly, insomma errori individuali clamorosi poi.
Vogliamo dare la colpa a Gattuso, ma quando fa un errore come ha fatto Maximovic, se ci sono pochi allenatori che tengano, insomma. Quindi se sta bene Rachmani, sembra Rachmani tutto il tempo. Penso che soltanto chi segue gli allenamenti H24 può dire una cosa del genere. La formazione all'inizio mi piace sempre, poi dopo è facile commentare. Per fortuna sono i 5 cambi che chiaramente possono dare eventualmente cambi in corso, ma ciò. E mi piace Isaiah a sinistra, contrariamente a quanto si pensa, perché fa il suo compitino, non fa passare molti spifferi da quella sua fascia e soprattutto può evitare che Insigne debba fare dei ripiegamenti esagerati. Ma faccio il tecnico, io che sono un tifoso scatenato. Allora vado anche da Salvatore a Poggiomarino. Salvatore, Rachmani dal primo minuto è una notizia che ti piace o è un azzardo? Per me è un piccolo azzardo, io ve lo dico, per me è un piccolo azzardo, però vabbè. Se sarà confermata saranno confermate queste indiscrezioni, è esattamente la formazione che mi aspetto e che vorrei. Ah, anche e aggiungo che Rachmani, che adesso sembra di nuovo sparito dai radar, in realtà un mese fa, quando prima di infortunarsi, si era preso il ruolo a furia di prestazioni e io sono molto curioso di vederlo finalmente, ma non per mezza partita, per un po' di partite insieme a Koulibaly. Sì. Perché sono convinto che possono veramente essere, a me piacerebbe dire il futuro, sappiamo che la situazione di Koulibaly è quella che è, diciamo almeno per queste partite rimanenti possono essere proprio la spina dorsale della difesa. Aggiungo poi che secondo me il Napoli domani non commetterà qualche errore commesso in passato in Salvatore non deve di questa, non deve commettere di questa trasferta perché credo che ci arrivi con una consapevolezza diversa. Perché è diversa? Perché ha vinto a Milano e a Roma. Bravo, fatto. Cioè non ha quella obbligatorietà totale di, se avesse fatto 3 punti per esempio sarebbe una situazione diversa, certo, avendo fatto 6 punti meritatissimi, certo, tra l'altro, certo. Avendo vinto una partita come quella di sabato, che ricorderete pure voi, quelle del passato, ricorderete Padova una volta e altre, non si vincevano, come no, ecco, adesso tutti i tasselli sembrano al posto giusto. Aggiungo che secondo me uno dei valori aggiunti sarà Isai. Ah, caspita, questa è una bella dichiarazione. Allora, ragazzi, ti vuoi lanciare in questa cosa. Allora, intanto, come vi dicevo, tutti i convocati, quelli, i giocatori del Napoli, leggevo, il collega Carlo Taralo diceva una cosa importante. Attenzione, non diciamo che andiamo là, li battiamo, la Juve rischia il tracollo, ragazzi, io sono d'accordo con lui, è sempre una partita difficile, molto difficile, piena di insidie, e guardate quello che dicevo anche prima, un pareggio, e non è che io sono attendista e voglio fare tra virgolette un po' il democristiano, il pareggio varrebbe 2 punti per il Napoli, sapete perché? Perché il Napoli ha vinto in casa, pareggiando a Torino, in un eventuale arrivo a va pari sopra punti. Gli sconti diretti. Esatto, in un eventuale arrivo a pari punti, il Napoli avrebbe un vantaggio. Quindi cioè, è chiaro che tutti vogliamo vincere, tutti vorremmo vincere, tutti vogliamo andare lì a Torino e metterli, come dire, anche un po' una pietra sopra a questa Juventus e farli scivolare dietro. Però anche un pareggio, e ripeto la mia idea, potrebbe valere tanto per il Napoli. Poi è chiaro che tutti vogliamo vincerla. Allora però è il momento delle vostre domande a noi, a me, a Raffaele, anche perché abbiamo un quarto d'ora ancora da vivere insieme. Parto da Andrea, poi vado da Alberto, poi vado da Salvatore. Domanda per noi, così possiamo rispondere a qualche vostra curiosità. Dai! Allora Francesco, premetto che sono d'accordo con la tua ultima osservazione circa il tema pareggio, assolutamente. Cioè, i conti si fanno alla fine, l'importante è non perdere, poi se portiamo a casa i 3 punti meglio ancora, ma concordo con te
sul tema pareggio, soprattutto giocando, magari giocando bene. La domanda che vorrei farti, se posso fartene due, ma vai. Veloci. Primo tema che è sempre all'ordine del giorno, Ospina, Meret, in seguito all'ultimo lieve infortunio di Ospina, che comunque l'ha visto oggi allenarsi per l'intera durata dell'allenamento con la squadra. E la seconda è meno tattica tecnica e più regolamentare. Ma è possibile che l'articolo 30 dello statuto e del regolamento della Lega Calcio di Serie A non preveda che un giocatore che viene ceduto ad un'altra squadra di calcio non giochi due volte la stessa giornata di campionato? È il caso di Chiesa, che già ha giocato Fiorentina e Sampdoria nella terza giornata di campionato, e domani sarà regolarmente in campo per Juve Napoli. Non da poco, perché togli Chiesa in questo momento alla Juventus, certo. E la situazione cambia, no? Caro mio, rispondo intanto dalla seconda domanda, perché è una domanda molto pertinente, ma queste sono domande che dovremmo fare alla FIGC, che non risponde, perché ragazzi, il regolamento prevede anche che una partita che si doveva giocare nel girone di andata si giochi dopo la partita del girone di ritorno, perché la regola voleva che si giocasse Juventus-Napoli anche nella data di Napoli-Juventus, e oggi e domani poi si giocava a Napoli al Maradona, perché la regola proprio della Federcalcio dice che nessuna partita giocata nel girone non giocata nel girone di andata si giochi dopo la stessa partita nel girone di ritorno. Tu fai un'osservazione di cui non ho purtroppo io una risposta, bisognerebbe chiederlo ai giuristi della FIGC che hanno scritto il regolamento del gioco del calcio, ma io credo che anche loro oggi non ti saprebbero rispondere, oppure ti risponderebbero in maniera laconica, ormai il calcio è cambiato e quindi sono cambiate anche le regole, e quest'anno con il Covid ancora di più. La tua è un'osservazione non banale, anzi molto molto pertinente, però come dire, in un anno così particolare, come vedi, sta succedendo di tutto. Su Ospina Meret credo che non ci sia per ora una parola fine. Io mi auguro che il Napoli l'anno prossimo metta Meret come titolare e Ospina come una buonissima riserva, che possa giocare casomai le partite di Coppa Italia, che possa giocare qualche partita per far rifiatare Meret, ma che il titolare sia Meret. Non so chi sarà l'allenatore dell'anno prossimo, però io mi auguro che il Napoli faccia una scelta, anche se in maniera difficile, però è così. Raffaele, vuoi rispondere anche tu, proprio un lampo? Sì. Vai. Allora, su Ospina Meret io sono più che d'accordo con te, io metterei Meret titolare dando la possibilità a Ospina di essere riserva di lusso. E vorrei aggiungere una cosa a quello che hai detto tu sul fatto del buco nel regolamento, dicendo che non è tanto il giurista che l'ha scritto il problema, ma chi si occupa di farlo poi rispettare. La realtà dei fatti è che l'unica risposta a questa domanda è che si gestisce il calcio in base agli interessi comuni. Esatto, non sono gli interessi di uno o dell'altro, gli interessi di tutti. Allora, Juve e Napoli non la volevano giocare a marzo e la partita è stata spostata ad aprile. E questa è la questione di sempre. Se domani ci sarà un interesse comune che dirà che questa situazione non deve essere più fatta, loro faranno finalmente rispettare la regola, ma sono gli stessi che hanno creato questo casino del regolamento per gestire il Covid, che chiaramente non funziona. È vero, mi piace questa risposta. Andiamo da Alberto Petrillo. Albertone, facci una domanda. Ha bruciato la domanda su Chiesa. Domanda su Chiesa, vabbè. L'avevo pensato anch'io, sì. Vabbè, la cosa paradossale è che è stato ingaggiato praticamente dopo che si giocava la partita. Certo, no, ma lui ha ragione, no? Ha giocato due partite nella terza giornata. È un giocatore di un altro mercato, diciamo, tra virgolette. Acquisto retroattivo, non saprei dire. No, vabbè, allora rifaccio un'altra domanda. Vedo che continua a depauperare il
settore giovanile, no? Perché si porta spesso i giovani per completare la panchina. Cioffi oggi ha portato Gattuso. Cioffi. Sì, sì, ha portato Cioffi. Hanno preso i numeri tutti quanti. Se vedete nella primavera, c'ha tutti quanti i numeri della prima squadra. Come va a finire questo discorso primavera? Cioè, è il vero errore su cui al 100% responsabilità il numero due della società, diciamo, piuttosto che i vari allenatori sono avvicendati. Penso che sia tutta colpa del signor, non mi ricordo neanche il nome, perché non lo sento mai in televisione, insomma, quello, là che fa, quello che fa il mercato per il Napoli, diciamo così. Giuntoli, dici tu, Giuntoli o Chiavelli? Giuntoli o Chiavelli? Chiavelli è amministratore delegato, è solamente quello che porta i contratti, il muscolo. No, io non lo so se è colpa di Giuntoli o di Chiavelli, è chiaro che De Laurentiis deve fare anche chiarezza con se stesso sulla questione del settore giovanile, deve fare chiarezza per capire cosa vuole fare col settore giovanile. Il Napoli, che è una squadra che punta ad essere tra le prime in Italia, non può avere la sua squadra primavera in una sorta di serie B. Non lo posso vedere, non lo posso credere. Il Napoli, anzi, io credevo che quest'anno avesse fatto una super squadra per tornare velocemente nella Serie A del calcio dilettantistico giovanile italiano. Invece credo che quest'anno bisognerà ancora salvarsi nella A2 di serie della primavera, e questo per me è una sconfitta per il calcio italiano. Raffaele. Allora, io sono d'accordo con quanto hai detto, i giovani vanno coltivati, non ci stanno santi. Se vuoi stare al vertice del tuo campionato e del calcio mondiale, devi coltivare i giovani. Non è che devono uscire tanti Ronaldo e Messi tutti gli anni, ma qualche giocatore in più dalla primavera deve arrivare. Però permettimi anche di spezzare una lancia in favore di questa situazione, perché i tanti primavera aggregati sono una necessità, perché il Covid è dietro l'angolo, gli infortuni sono dietro l'angolo, non sai mai quanti giocatori arrivano quando ne porti 20 o piuttosto che 30. E quindi in questo momento avere una rosa quanto più lunga possibile è necessario, perché se domani, per dire una sciocchezza, esce un focolaio, tu c'hai i primavera che ti coprono il buco, per dire, oppure una situazione del genere, tante partite, si fa male qualcuno e tu c'hai il primavera, che è una necessità adesso. Non è solo una questione di primavera e non primavera. No, ma ragazzi, Frabotta ha fatto tutto il campionato, Frabotta proprio nella Juve ha fatto tutto il campionato. Poi non avrà fatto benissimo, però l'ha fatto il campionato, ci ha giocato tante partite. Ma per una questione di necessità, non era una questione di scelta di Pirlo. Certo. Allora, andiamo da Salvatore, ultima domanda per noi. Vai, Salvatore. Sì, solo una velocissima precisazione riguardo al settore giovanile. Sinceramente non so quanto alle squadre, soprattutto a quelle grandi, prema che la propria squadra giovanile faccia un cambiato di vertice. Quello che conta è semplicemente che esprima dei talenti che possibilmente possono giocare in prima squadra o diventino delle ottime plusvalenze. Poi sui piazzamenti nei vari campionati penso che sia un discorso Atalanta a parte, forse. Chiusa questa parentesi, la mia domanda è, non lo so come definirla, di un ottimismo inguaribile. Vai. Semplice. Il Napoli deve giocare 11 partite ancora, giusto? Se non ricordo male. Sì. Sì. Direttore e altri, se il Napoli fa 33 punti, che succede? Che succede? Che arriviamo, secondo me, come ho detto io, nei primi, forse terzi, arriviamo terzi, ed è il rammarico fortissimo, perché quest'anno, dove la Juve non vincerà, perché la Juve non vincerà, vince la prima che passa, che poteva essere il Milan fino alla settimana scorsa, no, fino a due mesi fa, vince l'Inter, che comunque, dobbiamo essere sinceri, è stata brava a mantenere una linearità, ha fatto una scelta, usciti dalle coppe, si sono buttati tutti sul campionato, e credo che poi bisognerà riparlare con Gattuso, l'ho detto già in altre
situazioni, bisognerà andare da Gattuso e chiedergli se vuole provare a portare questa squadra ancora in alto. Chiaro che tra due personaggi forti come De Laurentiis e Gattuso diventa tutto più difficile, però Gattuso sicuramente, se fa, non dico 33 punti, ma se fa comunque, porta il Napoli in Champions, se, come si dice dalle nostre parti, se lo guardi i pacchi la faccia, perché così succederà. Raffaele, non so se vuoi rispondere anche tu alla domanda dell'amico Salvatore, che è una bella provocazione. Allora, cosa aggiungere a quello che hai detto? Che con 33 punti sfioriamo i 90 punti in campionato, e non vincere un campionato con 90 punti, come abbiamo già visto recentemente, è solo perché c'è stato qualcuno che è stato più bravo di te. E a quel punto, come hai detto tu, si aprirebbero degli scenari interessanti, anche proprio sulla riconferma o meno di Gattuso, sul cambiamento della rosa, sul ringiovanimento, eccetera, eccetera. È una questione che purtroppo andrebbe sviscerata un po' più nel dettaglio per essere esaustivi, ed è una questione comunque molto complessa, quindi anche volendola fare bene non arriveremmo mai a quella che poi potrebbe essere la realtà in un caso del genere. E vorrei aggiungere una cosa sulla precisazione fatta sulla primavera. La domanda che io mi pongo è: ma una squadra primavera che gioca in Serie B e non riesce ad arrivare in Serie A, ha espresso alla fine dell'anno un gioco positivo, dei giocatori che sono esplosi, che poi possono arrivare in prima squadra e possono essere rivenduti? Quello è il problema. Quello è il problema. Una squadra che per ora in questo momento non è neanche tra quelle che è la normale Serie A delle primavera di tutte le altre squadre, e che non riesce a portare dei giocatori che minimamente, non dico devono essere venduti, ma devono essere guardati anche da altre squadre, quindi farli andare in prestito, farli crescere, farli migliorare, e perché no diventare vivaio di questa squadra che può attingere, perché ragazzi, al Napoli manca un giocatore dal vivaio dai tempi di Cannavaro, penso che così, o no? Mi date ragione, no? Penso che siamo d'accordo. Va bene, ragazzi, siamo in chiusura. Ringrazio Andrea dal Lussemburgo. Ciao Andrea, in bocca al lupo e forza Napoli. Grazie Francesco. Crepi, scusami, giusto 10 secondi. Vai. Con il club, con il nostro club e con tutti i tifosi che ci stanno seguendo e con voi. Abbiamo anche qui in Lussemburgo ricevuto la maglia celebrativa per Diego. Che bella! Autografata dal nostro capitano Lorenzo Insigne. Che bella! In questo momento ci permette di stare ancora più, di sentire ancora più vicini Napoli e la nostra città del cuore, che confinati qui non è semplice. Vi capisco. Sentiamo e speriamo di poter tornare a casa quanto prima. Forza Napoli sempre! E allora vado a salutare anche Salvatore, perché credo sia caduta la linea di Alberto Petillo. Vediamo un po'. Grazie dell'opportunità e del bellissimo collegamento. Saluti e forza Napoli da Poggiomarino, e speriamo di proliferare sempre più e diventare una marea azzurra. Ce l'auguriamo con tutto il cuore. E allora, grazie a Poggiomarino, ci vediamo presto. Non so se riusciamo a salutare Alberto Petillo al volo, ma credo sia caduta la linea. Vediamo. Ci sei, Albè? No, allora saluto Raffaele. Ciao Raffaele! Ciao Francesco, buonasera a tutti. E allora salutiamo anche Alberto Petillo, che ritroveremo sicuramente in altri appuntamenti. Lo ringraziamo e noi ci rivediamo domani alle 15.30, sarà un'altra super puntata, ci avvicineremo alla sfida con la Juventus e poi ci sarà il post gara come di consueto. Ciao e forza Napoli!